Giustino Fortunato la definiva uno sfasciume pendulo sul mare. La Calabria ha conosciuto Crotone, ha conosciuto Soverato, ha conosciuto Vibo Valentia, ma poi ha anche conosciuto Cavalerizzo e Cerseto e ha conosciuto anche e soprattutto Petilia Policastro, della quale si parla in questi ultimi giorni. La Calabria è terra di frane, è terra di emergenze, ma è anche terra di un'informazione che vive in libertà vigilata, un'informazione sotto tiro, un'informazione perennemente nel mirino. Prima gli avvertimenti, poi i proiettili, adesso gli incendi e gli attentati. È tutto ciò di cui vi parleremo in questa nuova puntata dei Fatti in Diretta. E la copertina di questa nuova puntata dei Fatti in Diretta, parleremo, l'abbiamo annunciato, di Petilia Policastro, della situazione che vive questo paese in preda al dissesto idrogeologico. Le immagini che abbiamo visto sono state attinte in parte dallo splendido documentario che è sul web, si può ammirare su YouReporter e su YouTube, curato dal geologo Peppino Cufari. Parleremo anche di un'informazione, l'abbiamo detto nell'anteprima, a libertà vigilata, l'informazione calabrese, lo faremo con uno dei suoi protagonisti che ha subito nel corso degli ultimi giorni un gravissimo attentato, non solo ad un bene proprio, ma anche a quella che è la sua vita, la sua intimità. Si tratta di Pasqualino Rettura, giornalista, collega del Quotidiano del Sud, a cui va tutta la nostra vicinanza, ma lo ribadiamo da tempo ormai, la solidarietà non basta più, servono i fatti. E per parlare di fatti è qui con noi, nei nostri studi, il presidente della Commissione regionale Anti-Ndrangheta, Arturo Bova. Parleremo di Petilia Policastro, parleremo della situazione che vive questo paese, delle minacce del sindaco che dice: se non mi aiuterete sono pronto a rimettere il mandato. Lo faremo con chi può cercare di dare risposte su quelli che devono essere gli impegni assunti non soltanto dalla politica ma anche dalla burocrazia regionale. Abbiamo ospite nei nostri studi il presidente della Commissione
regionale ambiente. Domenico Bevacqua, consigliere regionale del Partito Democratico, è tra gli uomini di fiducia, questo è importante rimarcarlo, del Premier Renzi in Calabria. Lo faremo con Carlo Tansi, che è il capo della Protezione Civile regionale, la cui investitura è stata salutata con forse un po' troppa sorpresa da parte di alcuni osservatori, perché è inusuale vedere forse la persona giusta al posto giusto in una realtà come la nostra, nella quale troppo spesso la meritocrazia viene ignorata. E stiamo attendendo nei nostri studi anche l'ingegner Paolo Cappadona, che è il funzionario della regione preposto alla protezione civile, gestione rischi naturali. Ci collegheremo a breve anche con, credo che il collegamento sia già attivo, con la nostra Cristina Iannuzzi, che è insieme al sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi. Noi ti sentiamo forte e chiaro, Cristina, e tu? Mi sentite? Abbiamo ancora un problema di attivazione del collegamento, vorrei partire però proprio da Pasqualino Rettura. Grazie Pasqualino per aver accettato il nostro invito. Come ci si sente a distanza di qualche giorno ormai da un episodio gravissimo che ha turbato la tua esistenza di uomo, di padre, di famiglia, di marito, ecco, oltre che di professionista? Beh, io, ci conosciamo anche da un po' di anni, direttore, quindi io sono tranquillo, sono sereno. È chiaro che quando succedono queste cose si pensa più, insomma, a tranquillizzare la famiglia, no? Quindi questa, diciamo, è l'unica mia preoccupazione. Per il resto, tranquillo, sereno, coscienza pulita, coscienza a posto, per cui vado avanti fin dal primo giorno, fin dalle prime ore in cui era successo quello che è successo. Io ero già al lavoro, pensare alla prossima notizia, come ho scritto nel ringraziare tutti coloro i quali mi hanno espresso la propria solidarietà. Ho detto: io passo alla prossima notizia, insomma, perché ormai non c'è tempo da perdere in questo mestiere, soprattutto con il mondo dell'informazione, che è sempre più veloce, sempre più, come dire, sulla notizia, sul pezzo. Per cui, per quanto mi riguarda, insomma, non è successo nulla, io vado avanti tranquillamente. Presidente Bova, tra il 2010 e il 2011 un'autentica escalation di intimidazioni nei confronti degli operatori dell'informazione in Calabria. Un tra caso, il 2015 e il 2016. Tra il 2010 e il 2011... Perché? Perché all'epoca la Calabria divenne, grazie all'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, al nostro sindacato, un caso nazionale. Successivamente le intimidazioni si placarono, adesso con gli episodi che hanno visto tra l'autunno scorso e il gennaio di quest'anno vittime, una serie di nostri colleghi, insomma, si torna a parlare di emergenza informazione in Calabria. La solidarietà non basta più. Cosa si può fare di concreto affinché questa informazione non sia più, come abbiamo detto, libertà vigilata? Guardi, innanzitutto mi consenta di fare una considerazione, che nella recrudescenza di episodi criminali, che purtroppo non riguarda solo il mondo dei giornalisti, ma riguarda soprattutto in questo periodo il mondo delle istituzioni, il mondo dei sindaci, degli amministratori pure comunali, guardate, poi ne parleremo in maniera più magari approfondita, quello che sta succedendo nella Locride, Gioiosa Ionica, Martona, eccetera, eccetera, una serie di la Locride, Locri stesso, una serie di episodi particolari. Ma Maroni lo lascio stare per ovvie ragioni, perché evitiamo i cosiddetti conflitti di interesse. Ma voglio dire, però, nel momento in cui l'Andrangheta ha deciso di alzare il tiro, però questo è emblematico di che cosa? Di una nuova Calabria, di un nuovo fermento che comunque sta attraversando la nostra regione. Guardi, io vado in giro, tra l'altro con la funzione di presidente di Commissione Antindrangheta, vi posso dire che se è vero che la Calabria è la prima terra di 'Ndrangheta e di mafia oggi, ma la Calabria è la prima terra anche come antimafia, cioè l'associazionismo, i tanti sindaci, amministratori, la nuova anche, quella che è una nuova impostazione anche per quanto ci riguarda come consiglio regionale, per cui alla legalità si sta dando una particolarissima attenzione in tutti i programmi
i programmi con, soprattutto nell'ambito dei fondi strutturali, pensiamo al protocollo pure di legalità che si vuole fare per quanto riguarda i fondi nell'agricoltura, per quanto riguarda i fondi, il trasporto pubblico, eccetera, eccetera. Non solo i piani che vengono attuati con celerità dalla Regione, ma dico c'è tutto questo fermento di antimafia. La Calabria sta prendendo contezza di quelle che sono le sue problematiche, le sue potenzialità, è terra di lavoratori. Io sono stufo di vedere che come seconda notizia dopo l'ISIS la CNN, che poi chiama pure per intervistare, passa la notizia dello Sporting Locri e si dice che l'Andrangheta, dopodiché fanno la domanda, prima lanciano la notizia, dopo chiamano, telefona per dire qual è l'interesse dell'Andrangheta nel calcio femminile. Faccio un esempio. Cioè proiettiamo, non spetta a me a dirlo, forse non è neanche nessuno, non è questo il fatto, ma come, così come i cosiddetti professionisti dell'antimafia, parlo di persone anche nel mondo giornalistico, che si sono permessi di rappresentare o di dire che la Calabria non ha speranze di risollevamento, come se questa condizione della Calabria non fosse forse attribuibile alla responsabilità di chi avrebbe dovuto sollevarlo, come se non è vero, non è risaputo che in 50 anni di storia italiana la Calabria volutamente la si è lasciata, la Calabria come le regioni meridionali in quanto bacini di voto e altre cose. Cioè, ecco, guardiamo il lato, pure, il lato positivo. Indubbiamente è una battaglia difficilissima, noi combattiamo con la più grande holding mondiale, noi combattiamo con la più grande organizzazione mafiosa, noi abbiamo assistito a quando arriva il servizio televisivo per cui il colonnello della finanza dice o chi per lui nel porto di Gioia Tauro, mentre noi stiamo facendo in un servizio televisivo tra l'altro con dei suoi colleghi, noi stiamo facendo l'ispezione, noi guardiamo loro, loro guardano noi, sono cose particolarmente approfondiremo anche questo aspetto, Presidente, e l'abbiamo già fatto nell'immediatezza di quanto accade lo facciamo ancora adesso, la nostra vicinanza anche alla sua persona per quello che ha subito, è inutile dirle, contiamo che tenga duro perché terrà. Ci troveremo l'appartamento insieme con Pasqualino prima o dopo. Poi ad Amarone c'è il miele, insomma, non è che c'è una comunità dolce. E noi proviamo ad andare subito a Petilia Policastro, nell'auspicio che il collegamento sia attivo. Possiamo comunque sia aprire il secondo argomento che occupa oggi questa trasmissione. Dissesto idrogeologico, il caso Petilia Policastro. Lo facciamo con Mimmo Bevacqua, consigliere regionale, che è anche il presidente della Commissione Ambiente e che si trova ad ereditare una regione che probabilmente non ha imparato nulla. In anteprima abbiamo accennato ai casi di Crotone, di Soverato, di Vibo Valentia, di Cavallerizzo, eccetera. Oggi mi sa che la situazione non è che sia granché cambiata. Lei ha fatto un quadro chiaro, limpido, delle difficoltà che oggi si ha nel governare una regione che ha tante fragilità, a partire appunto dal suo territorio, fragilità economiche, sociali e della geografia, diciamo. E quindi credo che ci sia bisogno di una riflessione seria, approfondita, pensando meno a slogan e più a mettere in campo azioni mirate che possano davvero, ecco, mettere in moto tanti meccanismi per poter, diciamo, da una parte accelerare ciò che abbiamo in termini di risorse, dall'altro mettere in campo una progettualità tale da poter, ecco, invertire questa tendenza, a capire che se non dovessimo investire in questi anni sul risanamento, diciamo, delle coste e idrogeologico, faremo un altro grosso errore come classe dirigente, come consiglio regionale da un anno insediatoci. E credo che stiamo andando nella giusta direzione. Se per un attimo pensiamo a ciò che abbiamo ereditato in termini di commissariamento sul dissesto idrogeologico, dove avevamo 220 progetti, diciamo, finanziati ma fermi per la lentezza della burocrazia, per un commissario che era qui non per governare ma per allungare
diciamo, per allungare le procedure, la burocrazia. Oggi invece con il governo Oliverio, con il nuovo commissario delegato, il dottor Gallo, abbiamo dato un forte impulso all'accelerazione diciamo, per la partenza di gran parte dei progetti, se non ricordo male, sono stati già avviati, quasi tutti, mi corregge il dottor Tanzi, dimostrando che c'è finalmente una burocrazia, un governo regionale che vuole assumersi responsabilità, perché quando si hanno i soldi, le risorse, bisogna anche poi, diciamo, spenderli bene, subito, e non lasciarli in un cassetto come abbiamo fatto in questi anni. Ecco, chi attende le risorse è il sindaco di Petila Policastro, Amedeo Nicolazzi, che insieme alla nostra inviata Cristina Iannuzzi e ad alcuni cittadini di Petila Policastro. Ci sei, Cristina, mi senti? Sì, buonasera direttore, mi trovo nella frazione Foresta di Petila Policastro. Alle spalle c'è una zona completamente evacuata dopo una frana che ha causato il crollo di un'abitazione che adesso minaccia di inghiottirne altre quattro. Così l'ordine di evacuazione... Abbiamo un problema tecnico di collegamento dovuto alla linea telefonica. Noi continuiamo a parlare di questa questione col capo della protezione civile Carlo Tanzi, che nelle ultime settimane è stato protagonista di un battibecco, se vogliamo, mediatico, molto garbato. Lo sotteniamo proprio con il sindaco di Petila Policastro. Il sindaco dice: mandatemi i soldi perché qui non se ne può più. Dice, risponde l'ingegner Tanzi: guardate che noi quello che dovevamo stanziare l'abbiamo stanziato, quello che c'è si può cantierare, si può cantierare. Tenete presente che però il crollo di quelle case è riguardo il crollo di case che non dovevano stare là. E quei crolli che ci sono, quelle frane, quel dissesto idrogeologico che oggi mette a rischio la frazione Foresta, l'intera Petila Policastro, è frutto di una deregulation alla quale evidentemente l'amministrazione pubblica locale non ci ha messo mano, non ha riparato nel corso degli anni. È così, ingegnere? Assolutamente sì. Insomma, si torna sempre allo stesso punto di cui parlava il consigliere Bova, che è la legalità. Allora, se vengono costruite case abusive, le case abusive devono essere demolite. Ecco, case abusive nelle zone in frana, non è giusto a livello concettuale che noi con le nostre tasse dobbiamo accollarci il peso economico di chi commette elementi, cioè di chi commette atti abusivi sul territorio. Quelle case sono completamente illegali, sono contro legge, sono abusive, così come l'80-90% delle case che sono state realizzate a Petila Policastro, perché a Petila Policastro il piano regolatore è entrato in vigore nel 2005 e solo dal 2005 in poi, cioè neanche sono 10 anni, c'è stata una regolazione dell'edificazione a Petila. Quello che è stato fatto prima del 2005 è stato fatto in barba a qualunque tipo di strumento urbanistico, cioè in pratica è stato praticamente fatto tutto, quasi tutto abusivamente. E qua volevo anche interloquire col sindaco, anche sì, perché voglio chiarire una cosa. Io non spetti a me, io sono il responsabile della protezione civile, io mi occupo di emergenza, questo è un campo che riguarda i lavori pubblici, voglio specificare. Però quando sento attaccata alla regione, che comunque io rappresento, anche se non direttamente rispetto a questo argomento, io sono moralmente sono tenuto a rispondere, anche per cambiare questo tipo di cultura, invertiamo questa cultura. È chiaro che comunque la regione non è che può lasciare le persone a rischio, no? Certo. Quindi comunque è intervenuta e poi ci stanno delle inadempienze da parte del comune che non ha presentato il progetto e sto aspettando che si ripristini il collegamento così possiamo parlare con... Cristina, ci siamo? Cristina, mi senti? Abbiamo ancora difficoltà a collegarci con Petila Policastro. Vorrei tornare però a Mimmo Bevacqua. Dice Carlo Tanzi, rappresento la regione, ho il dovere di difendere la regione. Lei anche rappresenta la regione, ma rappresenta anche in senso più vasto e più lato la politica. Rispetto alle circostanze denunciate dal sindaco Nicolazzi e alle rimostranze che non sono soltanto anche di carattere tecnico ma anche storico sollevate da Tanzi, la politica dal suo punto di vista cosa deve farsi perdonare? Ma la politica deve attivarsi e mettere in campo quelle attività legislative per la quale siamo stati eletti soprattutto, per evitare che si verifichino situazioni come quelle di Petila, ma che riguarda
mi permetto di dire, la Calabria nella sua interezza, perché spesso nel passato è un problema culturale, dobbiamo dircelo, perché quando veniva il mio amico a chiedermi, ed io ero sindaco di un comune, no, per prendere il suo voto ero anche capace di far costruire in zone non idonee, R3, R4. Allora, il problema è culturale, caro Presidente della Commissione Antimafia, e dobbiamo cambiare noi prima l'approccio culturale. Dobbiamo capire che questa terra potrebbe e dovrà avere una prospettiva se facciamo capire ai nostri amici, ai nostri elettori, ai nostri concittadini, che oggi o si cambia registro tutti insieme o non andremo da nessuna parte. Per cambiare registro c'è bisogno di leggi chiare, e su questo vorrei introdurre un concetto. Io credo che in questo primo anno di legislatura abbiamo fatto delle grosse innovazioni in termini legislativi. Abbiamo approvato una legge sul TPL locale, sul trasporto pubblico locale, che mancava da anni, un testo unico, quindi non più tampone, e anche in materia urbanistica. Abbiamo di recente approvato la legge urbanistica regionale, la nuova legge urbanistica regionale, con tanti limiti, però abbiamo sentito un principio. Tendenze verso il consumo del suolo zero, che è una cosa fondamentale. Abbiamo dato dei tempi certi ai comuni, quindi da ora innanzi i comuni hanno 2 anni di tempo, non più proroghe, per preparare, per elaborare il proprio, per redigere il proprio PSC, quindi scadenze precise. Fino adesso, non sapevo, l'ho scoperto nella mia attività che stiamo facendo in questi mesi, che non c'era nemmeno bisogno di una delibera di giunta per presentare il PSC, ma nasceva tutto dalla spontaneità, non so da cosa. Oggi invece abbiamo messo dei paletti ben chiari, perché se tu hai una normativa chiara, allora lì ti devi attenere. Noi dobbiamo ripristinare le regole in questa regione, e le regole si ripristinano attraverso gli atti legislativi. Se... Ecco, sono, Presidente Bova, sono delle asserzioni di massima. Ovviamente ampiamente no, abbiamo fatto i fatti, non c'è di massimo. Abbiamo già approvato una legge che va in questa direzione, quindi non è una direzione di massimo. Ecco, ma perché molti amministratori locali hanno difficoltà ad adeguarsi a questo, non tanto alle leggi che magari non c'erano, adesso sono state ripristinate, ma quanto a un modo di pensare? Perché l'impressione è che molti siano negligenti da questo punto di vista. Ripercorriamo gli ultimi 30 anni della politica italiana e la risposta le arriva da sola, per cui la classe politica non è stata selezionata, perché altrimenti non dobbiamo neanche far passare il messaggio, come vuoi vedere che alla fine la colpa è di quel povero cittadino. Cerchiamo di analizzare. Guardi, a Petina, come Mesoraca, fino agli anni 90, 95, 98 se non sbaglio, Mesoraca non era dotato di piano regolatore. Cioè, tipo, non so se possiamo ascrivere certe realtà ad una... a livelli a standard europei, moderni o a standard di terzo mondo, perché a questi livelli siamo. Ora, è chiaro pure che spesso il cittadino si ritrova con pochissime risorse, perché ho fatto per 21 anni l'amministratore locale. Nel condividere appieno quello che ha detto il collega Bevacqua, che io sono andato in quei posti, quindi capisco quello che dice il dottor Tanzi, perché ebbi modo di dirlo proprio nella strada laddove un intero residence è fratto, ma sopra hanno addirittura deviato il corso del fiume per poter far costruire, cioè hanno mandato un fiume, cioè siamo in zona. Ora, a prescindere dalla circostanza se ci fossero meno i piani regolatori, se le aree fossero indicate R3, R4 ad alto rischio idrogeologico eccetera eccetera, a prescindere dalla previsione, questo anche il buon senso talvolta ti sconsiglia di fare delle cose. Ora però noi ci siamo ritrovati in una situazione, il Presidente lo sa meglio di tutti, il Dottor Tanzi da tecnico ancor di più, noi ci siamo ritrovati con una situazione veramente deplorevole. Una responsabilità della politica locale, anche degli amministratori, lo intendo, proprio perché ho avuto un'esperienza... Era mia abitudine, della mia amministrazione, ogni anno andare per esempio a programmare anche col consorzio di bonifica. Si programmava per esempio nel 2000 per il 2001,
si programmava allora gli interventi da parte degli operai, la manutenzione dei corsi d'acqua, la pulitura quindi dei canali irrigui, dei torrenti. Io le posso garantire, ma c'è una realtà che riprova, negli anni nonostante le alluvioni non abbiamo avuto danno perché l'acqua scorre tranquillamente e liberamente. Ecco, la politica si è disinteressata a queste cose perché erano di anno in anno. Dopodiché, che cosa significa non programmare o non intervenire? E qui bravo il Presidente che dice noi stiamo intervenendo in modo tale che si intervenga strutturalmente e che in un progetto con un programma che abbia di lungo respiro e lasci infrastrutture. Se non si interviene ogni anno si arriva alle emergenze. Le emergenze, signori miei, qui e subentro nell'altro ruolo, non da componente della Commissione Ambiente ma nell'altro ruolo come Presidente. Sa cosa significa l'emergenza? Significa poter ricorrere alla sommergenza, chiamare le solite ditte e noi spendiamo, abbiamo speso milioni e milioni di euro, milioni, soltanto per levare la terra che di volta in volta, i danni che di volta in volta venivano lasciati, le macerie da parte di fiumi in piena che straripavano. Da noi gli anni si sono verificati con precipitazioni che nel nord una precipitazione del genere neanche la considerano. Cioè non abbiamo avuto i tifoni. Presidente Bova, abbiamo il sindaco Nicolazzi in linea. C'è comunque malaffare. Insieme alla nostra Cristina Iannuzzi. Abbiamo un sindaco, Cristina. Di nuovo. È una congiura. Provo in questo momento in contrada foresta. Alle mie c'è una zona complementare. L'abitazione adesso una frana che minaccia anche altre abitazioni, ecco qui il sindaco vuole intervenire, deve dire qualcosa perché intanto chiede interventi di messa in sicurezza del territorio. Abbiamo in effetti un problema proprio di collegamento con la linea che non riesce ad essere ripristinata, una zona particolare, una zona impervia, stiamo provando in tutti i modi per poterlo riattivare e dare la possibilità al sindaco Nicolazzi di interloquire con degli ospiti con i quali ha interloquito mediaticamente, però evidentemente non si è ancora riusciti a trovare la quadratura. Ci siamo, Cristina, adesso? Spero che la regia mi... no, ancora non siamo nelle condizioni. Vorrei arrivare a Pasqualino Lettura. Pasqualino, abbiamo detto Soverato, Crotone, Vibo Valentia, Cerzeto, Petilia Policastro, la politica mette mano, abbiamo delle persone competenti che adesso si stanno occupando del Dipartimento Protezione Civile, non che prima fossero degli incompetenti, ma diciamo, forse l'approccio alla politica non era granché edificante su alcune problematiche se determinate calamità si sono, ed emergenze sono reiterate nel corso degli anni. Siamo a buon punto o cosa c'è ancora da fare? Ma mi pare che negli ultimi mesi qualcosa da questo punto di vista, dal nostro osservatorio, come dire, giornalistico, stiamo vedendo che qualcosa si muove, no? Perché se non si fa prevenzione, cioè è chiaro che bisogna fare molta prevenzione, perché nel corso degli ultimi anni si è perso tantissimo tempo. Qui purtroppo in Calabria, ma in tutta Italia, si interviene solo quando succede qualcosa, anche nella sanità stessa, in tanti settori, però siccome questo è un settore, la protezione civile, che come dire, è un settore dove non credo che ci siano cose più importanti della protezione civile o della salute delle persone, quindi per cui è chiaro che ci sono stati tantissimi ritardi, la politica che discute, litiga anche su queste cose, magari se si fa un qualcosa, come diceva giustamente il consigliere Bevacqua, se si fa un qualcosa c'è magari chi non la pensa diversamente, però al di là di come si pensano le cose bisogna farle, soprattutto queste cose di protezione civile, perché io è veramente incredibile quando io sento dire che ci sono fondi fermi, non so da quale, finanziamenti, cioè è una cosa pazzesca, perché c'è il sindaco di Petile che si lamenta che non ci sono i fondi, e poi invece qui in questo caso il professore Tanzi ci dice che ci sono fondi, anche Bevacqua, e sono fermi, cioè una cosa io non riesco a capire, cioè da cittadino come è possibile se ci sono i fondi, non, a parte poi tutte le illegalità che sono successe anche in questo settore in campo nazionale, no? Sono state le inchieste che hanno coinvolto i capi nazionali delle protezioni civili, ricordiamo le grandi inchieste che ci sono state, per cui credo che
pare che qualcosa da questo punto di vista si sta muovendo, e come si dice in questi casi, che Dio ce la mandi buona, perché voglio dire, qua alla fine insomma dobbiamo pregare che, voglio dire, non succeda nulla, però è chiaro che bisogna veramente darci sotto, perché su queste cose veramente non si scherza. Paolo Cappadona è un geologo e anche il funzionario della Protezione Civile addetto alla gestione dei rischi naturali. È corretta la dicitura, ingegnere? Sì. Geologo. Allora, il capo del suo ufficio, l'ingegner Tanzi, diceva c'è un problema sostanziale di deregulation che ha provocato, che ha aggravato la fragilità del territorio, e nel momento in cui madre natura si ribella tutto viene giù. Allo stesso tempo dice i fondi, parte dei fondi sono stati stanziati almeno per affrontare la sua emergenza, però manca ancora qualcosa. Coloro i quali che magari a volte si lamentano, magari dimenticano di approvare determinati progetti o di renderli esecutivi. Questo è un po' il tenore dello scontro mediatico che c'è stato tra l'amministrazione di Petilia Policastro e insomma l'ufficio che rappresentate. È così? Sì, o c'è qualcosa da puntualizzare ulteriormente? No, diciamo più che altro da precisare, senza voler gettare la croce addosso a nessuno, perché tutti noi ci rendiamo conto delle difficoltà che esistono, delle difficoltà che può avere un piccolo comune, e ce ne sono tanti in Calabria, che ha magari un ufficio tecnico privo di organico adeguato e che si trova ad affrontare problemi che oggettivamente sono complessi. Diciamo, nel caso specifico di Petilia Policastro ci sono stati i normali meccanismi che si mettono in moto in queste occasioni, cioè quelle dell'ordinanza, dello stato di calamità naturale, e c'è stato anche un impegno aggiuntivo della Regione Calabria, che ha previsto un finanziamento ad hoc due finanziamenti da 400.000 euro ciascuno, quindi 800.000 euro, per realizzare interventi proprio per la messa in sicurezza. È chiaro che da questo, che è un indirizzo politico e tecnico amministrativo, poi ci sono delle procedure da mettere in atto, perché oggi soprattutto, a differenza di qualche anno fa, i fondi spesi in emergenza sono subordinati e condizionati all'espletamento di una serie di procedure oggettivamente complesse, per le quali, diciamo, il sindaco, il comune di Petilia è stato in difficoltà, pur avendo, ripeto, la regione garantito anche un'assistenza da questo punto di vista. Mi spiego in parole povere, questi fondi non sono disponibili cash, per intenderci, sono legati alla firma di un accordo di programma integrativo con il Ministero dell'Ambiente, che era già pronto, e che per fare questo accordo ci vuole una scheda progettuale, per intenderci, una progettazione. Sarebbe necessaria una progettazione definitiva, ma anche una progettazione preliminare degli interventi che si vogliono fare, e senza questa progettazione non si può accedere a questi fondi, che è anche giusto, voglio dire, perché non si possono dare soldi, bisogna quantificare, certo, esattamente. Quindi alla fine, quindi, la colpa, mi rendo conto, ripeto, non è di nessuno. Sicuramente la Regione sta mettendo tutto l'impegno possibile, anche al di là, fornendo l'assistenza, ripeto, a questi comuni, e in particolare al comune di Petilia Policastro. Quello che si può rilevare, diciamo, a carattere generale, purtroppo, è l'assenza, la carenza di personale tecnico qualificato nella regione, nelle province, che oggi non ci sono più, e nei comuni, che purtroppo questi sono temi complessi in cui ci vogliono tecnici qualificati, che pure esistono, perché in Calabria abbiamo centri di eccellenza dal punto di vista della formazione, e che però purtroppo non riusciamo a impiegare in questi casi. Eppure la Calabria è la terra in cui nel corso degli anni si è arruolata manodopera a man bassa, si è alimentato il precariato, la politica ha fatto tanta clientela e tanti fondi pubblici sono stati sprecati. Anche di questo parleremo nella seconda parte, nell'auspicio di poter attivare il collegamento con Petilia Policastro per dare la possibilità al sindaco di esprimere quella che è la sua posizione, perché si è detto sono stati stanziati 800.000 euro per 400 e 400, se non sbaglio, per gli interventi di sommergenza a Petilia Policastro, però per risanare quella situazione, secondo il sindaco, ne servono 5 milioni. A presto, subito dopo, la pubblicità. Lascia il sole nei tuoi occhi ancora un po'. Pasqualino Marajà Italia, la trasmissione che ha cambiato il modo di vivere la TV.
nel viaggio, nell'imprevisto, nella battuta che porta un sorriso e soprattutto negli incontri non programmati. Primo vero sbarramento per entrare dentro le mura di questa grande città. Siamo a Mantova e siamo a Pasqualino Maragia Italia. Pasqualino Maragia Italia, tutti i giorni, solo sulla C. Terzo potere, prossimamente, solo sulla C. Trenta minuti, giovedì e sabato, ore 13, solo sulla C. Doctor Sport, ore 19:10, da lunedì a venerdì, solo sulla C. Oggi non c'è più niente, c'è solo il senso dell'abbandono. L'inviato speciale, lunedì, mercoledì e venerdì, ore 23, solo sulla C. La terra delle frane e della informazione, perennemente nel mirino. Di questo stiamo parlando nella quinta puntata dei Fatti in Diretta. Stiamo tentando di riattivare il collegamento con Petila Policastro, con il sindaco Nicolazzi, che nel corso delle ultime settimane è stato al centro di un'aspra polemica con le istituzioni regionali, nazionali. Si è confrontato anche a distanza con il capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi, che è qui nei nostri studi. Avevamo però interrotto un ragionamento. Diceva l'ingegner, il geologo Paolo Cappadona, funzionario della protezione civile regionale, nonostante ci siano i fondi, abbiamo carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni per poter dare corso ai progetti che servono per risanare un territorio che è fortemente sofferente. Quanto ha ragione e come si può completare, allargare questo discorso? Cosa si può fare per ovviare, ingegner Tanzi, a questo problema? Allora, il dottore Cappadona ha premesso che in effetti la Regione si è impegnata per dare i fondi per tamponare una situazione di rischio dovuta a una pessima gestione del territorio in un'area in cui c'era un fiume, un torrente che è stato completamente ricoperto da fabbricati. Tra questi fabbricati c'erano anche quelli che sono franati, quindi la natura si riprende i propri spazi. Ciò premesso, andiamo al fatto successivo. La Regione ha stanziato questi fondi, purtroppo il Comune non è stato ancora in grado di realizzare un progetto per mettere in atto, diciamo, le opere necessarie per ridurre il rischio geologico. La Regione però ha già stanziato altri fondi, quelli strutturali, per gli interventi strutturali, che servono per una riqualificazione complessiva. Alle spalle vediamo qua questo territorio sventrato da questi palazzi orripilanti. Questo è Petila Policastro. Ma di cosa stiamo parlando? Parliamo di questo, quindi partiamo da questo, no? Una domanda. Sì. Abbiamo comunque dei cittadini che magari hanno costruito nel corso degli anni in regime di, magari non vuole essere riduttivo il termine, però hanno costruito in situazioni di pericolo, in zone a gravissimo rischio. Evidentissime, guardiamo a gravissimo immagini. Rischio. Certo. Nessuno però ha detto nulla per anni, per decenni. La colpa, ripeto, la colpa, però i sindaci non è dei cittadini, la colpa è di un sistema che dobbiamo cambiare tutti. Hanno diritto questi cittadini a ritornare in quelle case? Ma sa quanti cittadini emigrati che hanno investito i loro risparmi per costruire una casa in quelle zone? La colpa non è dell'emigrato che mette da parte i soldi per farsi un appartamento e ritornare poi nella propria città quando magari raggiunge la pensione o quando lo ritiene necessario. Il problema è culturale, perché se è il sindaco del comune, di un comune qualsiasi, perché non è Petila l'esempio, è il problema generale della Calabria, si lascia convincere non della mazzetta, ma del voto per avere in più durante la campagna elettorale e fa costruire in queste zone. Il problema è culturale, perché il cittadino deve capire che quando va dal collega Bova o dal collega Bevacqua non si va per chiedere queste cose, ma si va per chiedere di pretendere un diritto magari, ma non un
un abuso. Ecco, dobbiamo cambiare l'approccio, prima noi politici, ma anche far capire ai cittadini che non siamo una regione del terzo mondo, ma una regione dove ci sono diritti e doveri da rispettare. Ecco, noi dobbiamo partire da questa consapevolezza e recuperare quel senso di responsabilità, quel senso civico che non abbiamo avuto nessuno in questi 30 anni in Calabria. Nessuno, nemmeno l'ordine professionale che si prestava a fornire progetti, che sapevano che violentavano il territorio. Parliamoci chiaro, responsabilità è generale in Calabria, non può essere addebitata solo alla politica, ma a tutti coloro che hanno avuto ruolo di responsabilità, che hanno saputo svolgere al meglio il proprio ruolo, e ognuno di noi ha ceduto alle tentazioni legate al progetto, legato al voto, legato ad altre cose. Allora dobbiamo cambiare l'approccio. Ma questi cittadini rientreranno mai nelle loro case? Sono quelle case che sono crollate, sono frenate, okay. Chiaramente okay. Quelle là. E che fine faranno? Il dottor Tan si è dimenticato di una cosa importante, che siccome uno quando va a un dibattito deve anche informarsi. Allora io stamattina mi sono sulla vicenda di Petile, siccome sono molto amico di Amadeo, sindaco, mi permetto di dire anche ad Amadeo che da quello che mi risulta, la regione ha inserito una banca dati. Rendis, invece volevo parlare di banca dati. Sì, tutti i progetti che, il comune, che il comune di Petile ha presentato per poter. Quindi non sono 800.000. L'ho preciso. Allora, io stavo finendo il discorso. Allora, dicevo che 800.000 euro per la gestione dell'emergenza immediata, poi, come diceva giustamente il consigliere Bevacqua, ci stanno i progetti e più a lungo termine, quegli interventi definitivi. Ovviamente Petile è stata inserita nell'elenco di questi interventi definitivi. Voglio dire un'altra cosa però, la frana di Petile, quella lì famosa delle case crollate, è partita dall'alto dove c'è il comune di Mesoraca, è partita da una zona dove c'è un'industria boschiva che ha completamente stravolto quel territorio. Prima c'erano degli alberi che poi sono stati eliminati, è stato completamente tombato un corso d'acqua. La storia è la cosa più assurda. L'anno scorso, dopo che c'è stata la frana, siamo tornati con l'ingegnere Vitano, col sindaco Nito Colazzi, con tecnici del comune di Mesoraca sul posto, e chi ha realizzato, diciamo, quegli sbancamenti, dopo la frana ha realizzato dei muraglioni di cemento armato lunghissimi. E poi mi è stato detto che quei muraglioni di cemento armato sono stati realizzati abusivamente. Quindi abusivismo su abusivismo. Ecco, questo è il concetto. E addirittura l'anno scorso in questo sopralluogo abbiamo fatto un sopralluogo anche su uno dei frantoi del sindaco Nicolazzi, anche questo franato, e mi pare, se non ricordo male, quel terreno si chiamasse Pantano, e anche in quella zona è stata realizzata una tombatura di un corso d'acqua. Quindi è un peccato che il sindaco non c'è. Sì, no, speriamo di attivare questo collegamento. Si diceva Tansi, lo accennava anche Bevacqua, ci sono delle responsabilità che sono inequivocabili, però della politica, delle istituzioni, ataviche, eccetera. C'è una responsabilità anche dello Stato, perché se si consente, e parliamo di evidentemente magistratura, forze dell'ordine, perché se si consente un disboscamento così selvaggio, se si consente dopo il disboscamento e dopo la frana la costruzione di un muraglione abusivo, certo. Lo Stato dov'è? Cioè la magistratura, le forze dell'ordine, lei Presidente che adesso... Diciamo, il ruolo politico e di sostegno. Nel caso del comune è la polizia locale. Polizia locale. Vigili urbani, insomma. Cioè, lei, quelli il sostegno all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, però compete in veste di avvocato nelle aule di giustizia, quindi ha una visione anche giuridica del problema. Ci sono delle negligenze. Guardi le emergenze, ci sono delle emergenze. Delle negligenze. Ah, negligenze, ma ci sono delle negligenze, le responsabilità gravi. Ma le parole del dottor Tanzi sono come una sorta di requisitoria di un pubblico ministero, sia pure in maniera elegante, senza fare nomi e cognomi, mancano solo i nomi degli imputati, li metteremmo tutti sul banco degli imputati. Purtroppo però oggi, guardi, secondo me non dobbiamo solo però... soffermarci ormai sulle responsabilità, perché purtroppo... Presidente, mi perdoni l'interruzione, abbiamo forse un'occasione irripetibile, cioè quella di avere attivo il collegamento con Petile Policastro. Cristina. Dietro il sindaco c'è anche il vigile urbano. Cristina, mi senti? Ecco, pochi secondi ancora, credo che la nostra Cristina Iannuzzi possa adesso sentirci. La zona nella quale è stato attivato prima il collegamento è la zona foresta, la più...
disastrata di questo comune dell'Alto Crotonese, una zona che ha subito diverse frane, crolli, direi impervia a questo punto, più che impervia è anche una zona tra virgolette una sorta di bunker per i collegamenti e non riusciamo in alcun modo e quindi la nostra troupe si è dovuta spostare. Perdono l'interruzione, Presidente, possiamo continuare? Forse cito solo una cosa per responsabilità generale anche di enti superiori. Guardi quello che stava succedendo e che ancora l'iter in corso di scarica Battaglina Borgia. La cito solo perché in quella battaglia sono stato pure uno dei, non dico dei protagonisti, ma ci abbiamo messo anima. Presidente, anima e ci siamo, mi perdoni ancora. Priorità al sindaco Nicolazzi. Cristina. Ecco, ci siamo finalmente, ecco, siamo in grado di fare, di sentire la voce del sindaco che ha più di qualcosa da dire. Buonasera a tutti, mi dispiace non essere in studio, sarei stato, guarda, avrei dato forse qualche mese della mia vita per essere qua oggi, perché non si può, io saluto tutti gli ospiti, l'onorevole Bova, l'onorevole Bellacqua, il geologo Tansi. Inviterei però alla prudenza un po' quando si va a parlare dell'80% di casa abusiva a Petilia, perché sennò si parla un po' troppo leggermente, oppure parlano di un frantoio costruito su una frana, che sarebbe il mio ma non è mio, ma fa niente, di un mio parente, e comunque si trova a ridosso di una strada, che non c'è frana, ma una strada provinciale. Il dottor Tansi dovrebbe ricordare le strade che sono franate e non le ha costruite il comune. Gli ho mandato anche dei fotogrammi da vedere la prefettura di Petilia che è crollata, costruita 20 anni fa, e non l'ha costruita Nicolazzi o l'amministrazione Nicolazzi. Il dottor Tansi non può venire a dirmi che non ci sono i progetti, perché sennò mi arrabbio. Ecco perché avrei voluto il confronto visivo, ci dobbiamo guardare in faccia, dottor Tansi. Io ieri ero andato in regione, purtroppo lei ha avuto un altro impegno, va bene. Non mi può venire a dire che non c'ha il progetto esecutivo quando lei, chi di dovere, perché lei non c'entra niente, si sta impilando in questo ginespraio perché lei deve difendere la regione. E io devo difendere il comune di Petilia e lo difenderò come si deve. E allora, intanto della regione Calabria mi è stato mandato il 17 di settembre, ho dovuto trovare i fondi perché voi non avete dato fondi, avete detto vi pagheremo, fate che poi vi pagheremo senza impegno, senza capitolo né niente, e allora io ho dovuto reperire i fondi, trovare un geologo che incominci a fare i saggi, gli ingegneri che si stanno confrontando, voi mi dite che non ho presentato il comune, avete messo 9 mesi per mandare un decreto provvisorio che non serviva a niente, ma l'avreste potuto dire all'inizio che era questa la prassi e non l'avete fatto. La provincia di Crotone, altro decreto di 400.000 euro, abbiamo presentato alla regione il decreto non provvisorio definitivo, esecutivo, e non ci state chiamando per dirci di iniziare i lavori. E allora qual è qua? Chi è che dice le bugie? Ecco perché necessita, io in queste cose non so parlare qua, io voglio un confronto diretto, ci dobbiamo vedere in faccia quando parliamo, perché io non ne dico bugie, né devo difendere niente. Un'altra cosa, poi finisco perché sicuramente mi cade la linea, parlate dell'abusivismo, che è Petilia, ma mi sembra che mi avete detto proprio a voi ieri, parlando al telefono, che ci sono 134.000 costruzioni abusive in Calabria, a Petilia ce ne potrebbero essere 300-400, non più di questo, ma l'altri, quei nostri abusivi, che sono abusivi, ma io definisco abusivi per necessità, perché è vero quello che ha detto, che la politica non ha fatto il suo dovere facendo un piano regolatore quando era il momento di farlo, e la gente, i lavoratori di Petilia che hanno costruito una casa per starci dentro, che sono emigrati in Belgio, in Francia, in Germania, in tutto il mondo a fare le gallerie, in tutto il mondo gli operai di Pagliarella, per farsi un'abitazione non avevano la possibilità poi di costruirsela nel suo paese dove sono nati. Io andrei più a caccia dei villaggi turistici speculativi che sono sulle coste, caro dottor Tansi, e là l'abusivismo speculativo non è a Petilia. Petilia c'è ma è di necessità, se poi vogliamo abbattere Petilia, abbattiamo Petilia. Io vi prego di andare più un po' alla maturazione quando si parla delle persone, quella gente è preoccupata, c'è gente che è fuori casa da un anno, e da un anno stiamo parlando perché? Perché Nicolazzi se n'è andato sui media nazionali a fare i casini, se no non se ne parlava ancora, altro che il comune è inerme.
Presidente, Sindaco, è giusto che risponda il dirigente della Protezione Civile. Quindi abbiamo scoperto oggi che c'è un abusivismo. Allora, Sindaco, buonasera, c'è un abusivismo di necessità. Quindi questo mi è nuovo questa cosa. Quindi, dato che se io ho necessità, commetto l'abuso. È vero, io se io ho necessità, scusi, sindaco, avrà modo di controreplicare. Questo significa, se io ho necessità, rubo, se io ho necessità, uccido, se io ho necessità, commetto. Ma di cosa stiamo parlando? Questa cultura deve essere sconfitta, Sindaco. Ci vado anch'io sulle TV nazionali. Ci sono già stato, ci andrò anche per questo. Sindaco Nicolazzi, per favore. Ma sarebbe meglio andare a vedere i villaggetti, però, sindaco, dove ci sono i speculatori, Sindaco, avrà modo di controreplicare, però diamo la possibilità al capo della Protezione Civile regionale di rispondere a quelle che sono state le sue affermazioni. Perché io sento attratti, ha capito qual è il problema. Sindaco, la parola all'ingegnere Cappadona. Che... Pronto? Sì. Io, prego. Diciamo... chiaramente al di là del dibattito su abusivismo sì o no, quindi ci sono, chiaramente non vorrei entrarci, vorrei più stare alla questione tecnica. Come avevo anticipato nel collegamento, non so se il sindaco ha potuto sentire quello che avevo detto prima, qua non c'è, probabilmente sono uno dei quei casi che sulla questione, diciamo, sulle questioni tecniche e tecnico-amministrative che sono oggettivamente complessi, non ci sono delle colpe, nessuno può dare delle colpe a nessuno. Ci sono semplicemente probabilmente dei ritardi dovuti a una serie di circostanze che prima cercavo di spiegare. Peraltro di questa questione di cui parla il sindaco si occupa il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione. Io dico soltanto, diciamo, devo constatare che con lo stesso tipo di provvedimento di finanziamento, decreto provvisorio di finanziamento, il comune di Oriolo, che era nelle stesse condizioni, è al primo stato di avanzamento dei lavori. Quindi c'è oggettivamente un ritardo e non lo si può imputare al sindaco. Ripeto, ci sono carenze tecniche, carenze di organico, l'ho già detto prima. Devo aggiungere un'ultima cosa, e lo dico adesso perché rimanga poi a testimonianza. Giusto, il comune di Petilia ha presentato una serie di schede progettuali, adesso l'importo preciso non lo so, ma sono di milioni di euro, per il risanamento complessivo, diciamo, la messa in sicurezza complessiva. Queste schede, come era stato detto prima, sono state caricate su questo sistema banca dati nazionale e validate dall'autorità di bacino regionale. Cioè significa che sono state considerate dalla regione come prioritarie, proprio per rispondere a quei cittadini, come diceva lei prima, che non hanno nessuna colpa probabilmente. E questo è un primo passo. Seguirà a questo, diciamo, inserimento in questa banca dati nazionale l'accordo di programma complessivo e quindi un programma di interventi che farà Italia Sicura, diciamo la struttura ministeriale, con il concerto della regione. Questa cosa non significa che automaticamente i soldi arriveranno a Petilia, perché queste schede progettuali che io ho anche visto, diciamo, sono lontane dall'essere complete ed effettivamente finanziabili, quindi anche lì servirà uno sforzo, lo dico adesso perché poi qualcuno dirà siamo in ritardo, no, servirà uno sforzo. Un minuto Bevacco e poi di nuovo dal sindaco Nicolazzi. Allora, ecco, il decreto con cui la regione ha dato a disposizione dei comuni era lo stesso decreto Petilia-Oriolo, esattamente, il dottor Cappadona ha centrato proprio la questione. Oriolo, gli interventi sono stati realizzati con lo stesso decreto, sono stati realizzati nel mese di novembre. Che cosa è successo? È successo che sono arrivate le piogge a Oriolo e non c'è stato nessun problema perché comunque le somme sono state utilizzate e nella stessa situazione di Oriolo c'era anche Petilia. Perché Petilia non ha messo in opera le opere che Oriolo invece ha messo in opera? Bevacqua, di fronte a queste affermazioni, però mi sembrava perplesso. No, io dico che ridurre lo scontro tra la parte tecnica e la parte, diciamo, amministrativa sia un errore. Perché la responsabilità non è né di Tanzi né di Cappadonna, ma la responsabilità è della parte politica. Quindi conoscendo Amadeo, che ti saluto Amadeo, da tempo, ciao Mimmo, ciao. So la sua passione e la sua voglia di difendere la sua cittadina, è giusto. Allora non sta adesso a noi classe dirigente di questa regione, capire come trovare soluzioni adeguate ai problemi e non si risolvono gestendo l'emergenza o facendo la gara su chi ha la responsabilità, si trovano creando, ripeto, gli strumenti legislativi giusti, idoni, per evitare che si verifichino queste cose. Ma questo guardiamo fra 10 anni, fra 5 anni. Oggi dobbiamo capire come dare risposte ai cittadini e dare risposte soprattutto a chi, come Amedeo o i tanti sindaci che si troveranno in queste condizioni, qualche minima risposta. Allora, caro Amedeo, siccome qui non è la guerra tra Tanzi e
Amadeo o Petilia o tra Bevacqua, ecco, evitiamo di fare questi battibecchi che non servono a nulla e non servono alla Calabria. Io credo, e questo è l'impegno. L'impegno che prendiamo io e il collega Bova, noi siamo nella Commissione Ambiente, io Presidente e lui componente della Commissione, noi convocheremo una commissione ad hoc dove chiameremo al rapporto te come rappresentante del Comune di Petilia e chiameremo al rapporto i nostri tecnici per capire, non per litigare, ma per trovare una soluzione che sia utile alla Calabria e al gruppo dirigente. Prego Sindaco. Ti posso dire, sono stato già convocato in commissione regionale. No, sì, lo so, Amadeo, però tu parlavi della... non ha sortito nessun effetto. Amadeo, però tu parlavi dell'anno scorso, so quando sei stato convocato, l'anno scorso. non è... Sì. Sto battendo in posizione del sindaco. A me dispiace pure... Sindaco, consigliere Bova, componente, presidente della commissione anti-ndrangheta, ma anche componente della commissione regionale ambiente, dice: lei è stato ospite nostro, l'abbiamo audita, però non è vero che non ha sortito nulla È perché voglio dire, capisco perché poi col sindaco ci sentiamo spesso su questa vicenda, anche all'epoca ci siamo sempre visti. Come ha detto il consigliere Bevacqua, il presidente Bevacqua, effettivamente un sindaco che sta sostenendo con ardore, pure con entusiasmo forte gli interessi del proprio comune. Però attenzione, anche quando, perché è troppo facile poi dire ci si prende in giro, credo che il dottore, sottolineando e facendo riferimento alla... ad Italia Sicura, quindi alla struttura Italia Sicura, attenzione perché si è già detto una cosa, io ho aperto proprio l'assemblea dell'ANCI sul rischio idrogeologico a Lamezia Terme, venne il direttore nazionale di Italia Sicura. Uno degli argomenti che da consigliere regionale, da componente, che avevo sottoposto anche ai sindaci presenti, attenzione perché è finita l'epoca in cui si può ottenere un finanziamento soltanto dicendo io ho bisogno di questo. Se non sbaglio, il rilievo mosso pure dall'ingegnere Tanzi è sulla anche capacità progettuale del progetto che si propone e che ha. Io non posso presentare il progetto per 5 milioni di euro in questa fase, se voglio avere i 5 milioni. In questa fase si va verso per sanare l'emergenza, sono tutti interventi diretti all'emergenza. La seconda fase, quella poi collegata e che tra l'altro noi ci auguriamo, auspichiamo tantissimo di poter attingere proprio al programma governativo 2014-2020 Italia Sicura, do un dato che è importante che si sappia, ci attrezziamo tutti, sono 7 miliardi di euro che il governo Renzi investirà in 5 anni sul rischio idrogeologico, sono 7 mila milioni di euro, la grande fetta è destinata al sud, quindi alla regione, quindi la Calabria dovrebbe essere una delle prime regioni a poter, anche per la situazione morfologica tipica, sono 7 miliardi, allora, però attenzione, i criteri di valutazione dei progetti non saranno affidati alla regione o alla Calabria, li gestirà soltanto il 10% nel quoziente, chiamiamolo così, generale per l'attribuzione poi del punteggio, cioè per far passare la pratica a livello regionale si giudicherà il 10%, il 90% c'è una squadra estremamente competente a Roma che valuterà se la progettualità. E allora attenzione, attrezziamoci pure. Italia Sicura sarà, vero? Sì, Italia Sicura, sì. Dove tra l'altro la posizione comune come Petilia Policastro, cioè io voglio dire pure al sindaco perché è un uomo di grande esperienza, non è che dico io ho bisogno di 5 milioni d'euro e domani purtroppo noi apriamo una cassaforte e prendiamo 5 milioni d'euro, è come dire che un cittadino va dal sindaco e gli dice sindaco mi devi fare un intervento comunale, tu dici ecco che cosa lo faccio, cioè c'è una realtà che pure dobbiamo prendere atto. Ora, dopodiché però, io voglio scomprare il campo da una situazione, cioè, è chiaro che si dovrà fare un'opera anche di, come posso dire, dovremmo selezionare, dovremmo catalogare quali sono gli interventi di prima importanza, ecco, cambiare il metodo della politica, non dall'intervento perché lì c'è l'amico di Tizio,
faccio un esempio, quel contratto di Fiume che abbiamo approvato nella commissione che molti l'hanno preso, nella commissione ambiente abbiamo licenziato il testo di legge, che molti l'hanno preso come una questione qualsiasi, non è una questione qualsiasi, perché ai fini dei contributi di Italia Sicura, se non ti appoggia a determinati strumenti, soldi non ne vedrai, cioè bisogna essere anche prepararsi ad essere competenti in materia, a presentare progetti efficaci. Questo, ma non è certo la colpa del sindaco o la colpa nostra, ma lo diceva prima il Presidente, dobbiamo cambiare completamente regime, cioè la Calabria deve capire che se vuole stare al passo con le altre regioni o altre regioni che si stanno sviluppando, dovrà cambiare mentalità e attrezzarsi. Sindaco, di chi è la colpa? Ma di tutti la colpa è. Non è... Sindaco. Di chi è la colpa? Di chi è? Di chi è la colpa? La colpa, sempre, la colpa è sempre mia. No! Io ricordo, è come nelle famiglie, no? È come nelle famiglie, alla fine la colpa di chi è del papà, cioè la colpa di chi è tua, è sempre del papà, è sempre nostra la colpa. Io voglio dirvi una cosa però, guardate, io capisco lo sforzo che si fa, capisco tutti gli errori che abbiamo fatto forse nel passato, tutti quanti, però Petiglia sta cambiando, guardate. Io sono sindaco da 2 anni e mezzo, l'onorevole Bova lo sa, l'onorevole Acqua lo sa, siete venuti a Petiglia, avete visto quanto problematico ho dovuto affrontare dal giorno del mio insediamento, sta cambiando, non esiste più un abuso edilizio a Petiglia, questa è una grande soddisfazione. C'è molta attenzione sia da parte nostra che delle forze dell'ordine, è chiaro che è uno sforzo culturale, come dicevate voi prima, e lo stiamo facendo. Però voglio dire una cosa, se guardate i progetti, i 14 progetti che io ho presentato sia a Italia Sicura a Roma che al Dottor Gallo che anche al Dipartimento dei Lavori Pubblici, sono dei progetti che non sono faraonici, sono progetti di raccolta delle acque. 5 milioni di euro. 5 milioni sono. Le acque. Cioè, semplicemente le acque, io penso che l'80% dei problemi di Petiglia si risolve. Cristina, possiamo sentire qualcuno dei cittadini interessati? Se c'è qualcuno che intende parlare? Sì, sì, sì. Sentiamo, ecco, la signora se può venire qui in studio, ecco, è una residente. Lei è la proprietaria, sì, proprietaria della casa caduta. Sì. Ecco, è da un anno che è stata costretta ad evacuare. Allora, che cosa è successo? Ma vi spiego tutto. La mia casa, prima di tutto, è stata costruita più di 3 anni fa. All'epoca si è stato chiesto di mettere tutto in regola e loro in comune ci hanno detto di fare come facevano gli altri. Cioè non c'era un piano regolatore, dice se in caso poi vi chiederà andando avanti, poi si vedrà. Comunque siamo andati avanti, quindi io sono andata ad abitare, ho fatto l'allacciamento della fognatura, anche se era abusiva, ma sempre il comune, ci hanno fatto l'allacciatura delle acque, ho fatto la residenza sempre in quella casa abusiva. Io insomma erano 30 anni che abitavo in quella casa. Allora 5 anni fa abbiamo incominciato a vedere dei movimenti strani dove passava un canalone dell'acqua. Sto canalone abbiamo chiesto in comune, 5 anni e mezzo fa più che altro, può darsi anche di più, abbiamo cominciato ad andare in comune a chiedere, c'era l'altra amministrazione, abbiamo chiesto che stava succedendo quello che è successo, di vedere un attimino che sto canalone portava, aveva una portata dell'acqua molto maggiore di quella che doveva portare, ma di qua è entrato, di qua è uscito, insistendo in modo che io avevo una famiglia e c'erano altre famiglie nel dintorni che quando pioveva era un'aura, cioè foresta si allagava, questo è detto, perché il canalone non riusciva, quel canalone che c'era lì non riusciva più a portare una portata d'acqua così importante. Quindi l'anno scorso cosa è successo? Allora, il comune, l'altra amministrazione, ci ha dato un palliativo, non lo so, ha fatto un canale giusto per, che ha fatto più danni che bene, a mio parere, perché l'acqua invece di infiltrarsi nel tubo andava a destra e a sinistra, infatti è successo quello che è successo. Con l'andare del tempo le piogge sono aumentate, infatti prima non avevamo queste piogge così importanti, la cosa era... Quindi negli anni passati, 5 anni, 5 anni e mezzo più o meno, abbiamo visto che ogni anno la cosa...
abbiamo fatto dei lavori, abbiamo fatto la raccolta delle acque a casa mia, abbiamo fatto dei pozzi, abbiamo fatto di tutto. Io mi sono dissanguata. Signora, lei ha dovuto abbandonare la casa? Meno male che ho abbandonato. Io, mio marito e quattro figli. Siamo stati costretti, perché io di notte dovevo stare al balcone a far la guardia se pioveva o non pioveva. Allora a un certo punto dico, guarda, qui io mi ammalo, e noi pure, perché ogni volta che si prendeva il cuscino e il cane e si andava nel garage a dormire, perché era qualcosa di terribile, perché il canalone non sopportava quel livello dell'acqua. Quindi è arrivato questo punto, dopo che abbiamo fatto per dunque il giorno della frana, voi dove vi trovavate? No, per fortuna che siamo stati previdenti. La vostra casa adesso in che situazione si trova? No, la mia casa è proprio, non è stata risucchiata come si dice, la mia casa non è stata risucchiata, la mia casa è stata inginocchiata, perché ha chiesto pietà. Perché ne abbiamo fatte di tutti i modi, abbiamo chiesto aiuto, abbiamo chiesto la protezione civile, loro hanno tutto l'incartamento, abbiamo chiesto tutto quello che si doveva, abbiamo fatto persino, io ho fatto una finanziaria per fare una richiesta di un perito del tribunale, un perito tecnico, e il signor sindaco lo sa, abbiamo fatto tutto per salvare la mia casa, è abusiva, lo so, abbiamo peccato, ma andate a vedere di quante case, anche appartenente allo Stato, non lo so, io mi sto dietro perché non ho le carte in mano, però parlo della mia casa, la mia casa è stata fatta 30 anni fa, più di 30 anni fa, non è stata fatta ieri, quando è stato fatto chiesto il condono, noi avevamo già iniziato a fare i lavori per condonarla, per metterci a posto, però il comune sapeva, all'epoca mi ha allacciato la foglia, come fai a allacciare la foglia se la casa è abusiva? Nessuno, ha fatto la residenza, dove stai ad abitare tu? Chi ti ha dato sta casa? Chi è sta cosa? Come fai ad abitare qua tu se non hai niente? Però allora non c'era tutto quello che adesso è uscito fuori, l'avremmo fatto. Io sono al lavoro per lo Stato, sono un semplice collaboratore io, quindi lavoro per lo Stato, figurati se non mi metto, la prima cosa che vengono a prendere a me, figuriamoci se io non mi metto a posto. Quindi, ma no, come me, sono il 99% delle abitazioni. Pasqualino, la signora è successo dice... a me. La signora, non ci posso fare quello niente. Che ha detto la signora è un po' la metafora di un modo di pensare ma anche di agire, che non riguarda soltanto il cittadino ma anche la pubblica amministrazione. Quando dice la signora fate come hanno fatto gli altri, certo, lo Stato se ne lava le mani. Quindi, come dicevo io, qui ci vuole l'intervento della magistratura, per quello se magari può darsi pure che sentendo questa trasmissione qualcuno potrebbe anche intervenire per capire bene chi sono queste persone al comune, tecnici o amministrazione, che hanno detto queste cose gravissime alla signora. Quindi qua abbiamo fatto la domanda di chi è la colpa, l'abbiamo capito di chi è la colpa di questa situazione, cioè perché addirittura dice che ha pagato anche il condono, cioè gli hanno fatto anche il condono, di che cosa? No, ascoltate, non mi fate dire cose che io non ho detto, quando ci hanno avvisato, ascoltatemi, allora quando mi hanno detto che dovevo mettere a posto la casa, in quel frattempo, e io stavo preparando la documentazione per fare tutto, è successo il fin di mondo, quindi io stavo preparando, perché fino a quell'epoca nessuno mi ha chiesto niente, cioè io abitavo lì, però sapevo alla fine che io dovevo mettermi a posto. Un comportamento omissivo da parte della pubblica, tra l'altro anche noi alla Mezza Terme 5-6 anni fa, nel 2009 c'è stata le cosiddette sentenze passate in giudicato, perché dovevano essere demolite 400 immobili alla Mezza Terme, dopo chissà quanti anni queste sentenze passate, giudicate, tenute in un cassetto, erano 400 le demolizioni, alla fine se ne sono fatte 10, forse noi l'abbiamo anche seguita come giornata, dopodiché non si è saputo più nulla, perché mi dicono che ci vogliono anche bei soldini per fare le demolizioni, ci vogliono i fondi. Tra l'altro quelle case da demolire, lo sapete benissimo, le case da demolire che sono passate in giudicato non sono più, non sei più tu il proprietario è il comune, quindi uno magari in questo momento è in una casa con sentenza passata e giudicata, però non è il proprietario, perché il proprietario... automaticamente la legge dice che passa il comune. Sì. Quando una casa è abusiva, il proprietario è il comune. Ingegnere Tanzi, come funziona? Se una casa viene dichiarata abusiva, c'è una sentenza che dice dovete abbatterla, poi? Ora le cose di recente, il governo Renzi ha approvato una nuova legge che facilita in modo notevole le modalità per abbattere le case abusive. In Calabria servirebbe una finanziaria, perché sono, come dicevo, il sindaco che saluta... Un sorriso amare il nostro. Sono 134.000 le case abusive in Calabria, quindi immaginiamoci che spesa che ci vorrebbe. Io però ho fatto poco fa un calcolo, molto velocemente,
Se ognuno dei 409 comuni dovesse spendere 5 milioni di euro, perché tutta la Calabria è a rischio idrogeologico, tutti i comuni, 100% dei comuni, ci vorrebbero la bellezza di 2.000 milioni di euro, che sarebbe qualcosa di improponibile. Quindi è chiaro che, come diceva il consigliere, il presidente Bova, si deve andare a mettere mano laddove è necessario. Ecco, ripeto, sono partiti assieme Petilia e Oriolo. Oriolo ha realizzato gli interventi, Petilia no, questo è un dato di fatto. Io saluto il sindaco anche perché io ho sentito il sindaco ieri o avantieri, sì, e ho messo praticamente a disposizione la protezione civile della regione Calabria, interverrà proprio nei prossimi giorni per andare a vedere se ci stanno condizioni di rischio per persone e cose, che è quello di cui si deve occupare la protezione civile. Questo è un dovere della protezione civile, è un patto istituzionale, ma è chiaro che è un dovere morale, al di là dell'abusivismo. La signora, io saluto la signora, mi dispiace per quello che ha vissuto, però ecco, questa trasmissione riassume esattamente 50 anni di pessima gestione del territorio in Calabria, e questa cultura deve cambiare, e spero che attraverso questo traino cambi anche altro tipo di cultura. Ingegnere, a questa signora, ma che risposte Tanci, concrete si può... Dottor Tanci. Prego, prego, prego sindaco. Dottor Tanci. Io però l'aspetto lunedì o martedì, quando ha detto, l'aspetto qui certo, a Petilia. Io lunedì come le ho detto, ma lei, volete voi, basta che mi chiamate la sera prima, la sera prima mi dovete chiamare, così vedremo insieme pure come davvero cominciare a ragionare su questo territorio. Ma certamente, anche perché sindaco, io so, la signora ha perfettamente ragione. L'acqua non passa più in quel canale, quello è un canale, se ci hanno costruito sopra, se hanno realizzato sbancamenti pazzeschi sopra, non è la natura che è, la natura ha le sue leggi che sono ineludibili. Allora, questa donna, questa povera Volete sapere qual è l'altra questione? Che dove hanno fatto questi sbancamenti sopra la casa della signora non è più territorio del comune di Petilia, è un altro comune. Questo si è detto, questo è stato capito, e mi trovo questo è stato precisato. Visto che ora mi senti il sindaco, si ricorda l'anno scorso siamo stati insieme a sopralluogo nel comune di Mesoraca dove sono stati fatti gli sbancamenti? Si ricorda anche che hanno realizzato davanti a lei, hanno detto, dei muri di cemento armato dopo la frana abusivamente, vero? Perfetto. Ecco, la magistratura se vuole può prendere gli opportuni guardate provvedimenti. Guardate che io, sapete quando io mi arrabbio, quando voi mi dite, il sindaco candidamente dice che Petilia è abusiva, ma perché devo dire che non è abusiva se ci sono gli abusivismi? Ci sono stati, ma qual è il ruolo di un sindaco? Negare l'evidenza? Ma no, è vero quello che avete detto voi, e chi lo nega? Solo che io sono nei guai a Petilia. È questo, io non so come aiutare la gente, non so come fare, non è né populismo né demagogia, è una constatazione. Io questa signora, sapete quante volte la vedo? E non so cosa dirgli, non so cosa rispondergli. Addirittura la Regione Calabria, anzi ripeto, voglio ringraziare il Presidente Oliverio che è tempestivo, anche se non viene a Petilia fa niente, però almeno negli atti è tempestivo. Hanno fatto una legge regionale in cui addirittura era previsto dare il pitto per le persone che io avevo sconverato, ma non solo io, tutti i comuni. Ma se uno è stato sconverato da una costruzione abusiva, non posso fare manco questo. E allora vedete come mi trovo con le Ingegnere Tanzi, che risposte possiamo dare? Il dottor Cappadona, ecco. Il dottor Cappadona che è ancora più tecnico del capo dei tecnici. Che risposta possiamo dare a questa donna, a questa signora? Intanto vabbè, oltre a quei finanziamenti di cui abbiamo parlato, c'è l'ordinanza che ha emanato il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e che noi a questo punto stiamo completando l'iter burocratico, che anche quello è necessario praticamente, e quindi ci saranno dei fondi che saranno destinati specificamente a queste esigenze, ad esempio al fitto delle persone che vengono sgomberate, quindi queste cose saranno rimborsate dall'ordinanza, è una questione soltanto di tempo. Però io volevo aggiungere un'altra cosa, proprio per il caso della signora, cioè io l'abusivismo per deformazione professionale sono portato più a vederlo in chiave sicurezza che non in chiave di abusivismo, diciamo, amministrativo. Molto spesso la persona, come la signora dice, io... Se mi davano la possibilità di mettermi a posto, mi sarei messo a posto, uso questa, perché molti dicono in questo modo. Ora, se da un punto di vista tecnico-burocratico, spesso è possibile, è stato possibile anche in passato con i numerosi condoni mettersi a posto, da un punto di vista della sicurezza no.
una casa abusiva realizzata, la signora dice 30 anni fa, nell'85, è stata realizzata quando già la legge sismica era stata approvata nel 74. La legge sismica prevedeva una serie di controlli di sicurezza sulle costruzioni. Se una casa abusiva è insicura perché è costruita male, perché è costruita in una zona a rischio... Siccome voi siete tecnici, ma il progettista che ha fatto il progetto sapeva cosa faceva. Sì, ci arrivo. Ma io questo dovevo... perché poi sennò diventa tutto un gioco che non... No, ma infatti cioè non io sto... dico, la professionalità, l'etica, si vede anche da chi poi si presta a questi giochi. Ecco perché poi è il sistema sbagliato che bisogna correggere tutti, dal tecnico al cittadino al sindaco. Infatti il cittadino che cosa poteva saperne, se era sicuro o no? È stato consigliato male, proprio. Quindi qua c'è tutto, c'è una responsabilità che si distribuiscono tra la classe tecnico-professionale, tra la classe... Ma io dico però una cosa, oggi che cosa possiamo dire alla signora? E che cosa possiamo dire alle migliaia di cittadini che vivono in posti insicuri? E qua bisogna fare una scelta chiara, una scelta di campo. Spesso... diciamo la regione, lo Stato si fa carico economicamente di situazioni che probabilmente sono insostenibili da un punto di vista del costo-beneficio. Cioè io spesso faccio un progetto di 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza due case, magari abusive, a questo punto converrebbe da localizzarle probabilmente. E comunque è sempre il pubblico che si fa carico poi alla fine di questi problemi creati invece dai privati. Io, Cristina, vorrei di nuovo sentire la signora. Sì. Ecco, cosa chiede la signora? La signora Lina vuole, infatti, ecco, che cosa chiede, signora Lina? Niente, allora, si parla di abusivismo, va bene. La mia casa è un anno ormai che... No, signora, noi volevamo capire, non so se riesce a sentirmi. Però nessuno. Un attimo solo, ancora. Ecco, volevo capire, signora. La cosa che ti sente, sì, sono abusiva. Signora, mi sente? Detto, allora, abbiamo compreso qual è la storia è della sua mia. Casa. E la burocrazia che c'era una volta, la cosa così. Signora, noi abbiamo compreso la storia della sua casa e la sua storia personale. Però adesso volevamo dare la possibilità di dire... Cosa chiede alla politica, alle istituzioni? Cosa si aspetta? Ecco, il suo sogno adesso? Io ormai la mia casa l'ho persa, cioè, però nessuno che si sia degnato a dire da quando è successo. Sta signora, e stanno le mie condizioni, che dice, sta signora, come sta facendo? Come fa a tirare? Il mio marito ha 60 anni, si è dovuto fare valigia e partire, perché io tiro avanti con un quarto di stipendio. Quindi tutte le mie forze le avevo buttate in questa casa, avete capito? Era la cosa di 30 anni, un sacrificio di 30 anni. L'ultima, ve l'ho detto, ho fatto l'ultima finanziaria per fare una perizia da un tecnico del tribunale. Quindi mi sono sovraccaricata ancora di più. In più mi sono mossa adesso anche con l'affitto di casa. Lei paga un affitto? Affitto di casa pago. Quindi niente, tutto qua mi dispiace, vedo che il nostro sindaco si sta dando da fare. Ecco, è caduto il collegamento, lo ripristineremo nel volgere di pochi minuti. Pasqualino. No, stavo dicendo che è chiaro che c'è un aspetto illegale di abusivismo, però è chiaro che a mio avviso, secondo il mio punto di vista, quando uno vuole fare le cose in regola, la burocrazia non te le fa fare, ti fa stancare, cioè, quindi ecco qui il compito della politica e dei tech, ma più che altro forse della politica, non so, c'è troppa burocrazia anche, no? Io per il lavoro che facciamo ci rendiamo conto che a volte un imprenditore, un cittadino vuole fare qualcosa, vuole costruire qualcosa, però si trova di fronte questi, mi pare che anche il governo Renzi da questo punto di vista stia cercando di sburocratizzare questo paese, non solo nelle banche ma anche in questo settore, perché magari quando uno va, vuole fare le cose in regola e poi un'attività commerciale, un'attività imprenditoriale, un'abitazione, un palazzo, eccetera, eccetera, e poi si trova di fronte a questo muro, poi alla fine cosa, o si ferma oppure fa l'abusivo e fa l'illegale. Quindi bisogna che ci sia anche un intervento da questo punto di vista, secondo me. Nelle leggi che abbiamo approvato di recente c'è prevista la digitalizzazione. Presidente Bevacqua, approfondiremo questo aspetto, subito dopo la pubblicità. E poi volevo sapere, ecco, magari se a Pedila Policasso c'erano sentenze passate in giudicato. Regia, pubblicità. Thank you.
Lascia il sole nei tuoi occhi ancora un po'. Pasqualino Marajà Italia, la trasmissione che ha cambiato il modo di vivere la TV. Nel viaggio, nell'imprevisto, nella battuta che porta un sorriso e soprattutto negli incontri non programmati. Primo vero sbarramento per entrare dentro le mura di questa grande città. Siamo a Mantova e siamo a Pasqualino Marajà Italia. Pasqualino Marajà Italia, tutti i giorni, solo sulla C. Terzo potere, prossimamente, solo sulla C. Trenta minuti, giovedì e sabato, ore 13, solo sulla C. Doctor Sport, ore 19:10, da lunedì a venerdì, solo sulla C. Oggi non c'è più niente, c'è solo il senso dell'abbandono. L'inviato speciale, lunedì, mercoledì e venerdì, ore 23, solo sulla C. Quarta e ultima parte della nostra diretta, dei fatti in diretta. Ci stiamo occupando di dissesto idrogeologico, del caso di Petilia Policastro, questo comune dell'Alto Crotonese che subisce gli effetti di fenomeni di dissesto che hanno avuto una portata devastante sulla vita di tanti troppi cittadini. La ribellione del sindaco, le spiegazioni pertinenti, tra l'altro, della Protezione Civile Regionale e l'analisi della politica su delle responsabilità che ovviamente risalgono nel tempo, che oggi questo primo cittadino si ritrova a dover affrontare, a dare risposte che è sempre più difficile offrire ad una comunità sofferente. Torniamo a Petilia Policastro dalla nostra Cristina Iannuzzi, che è con altri cittadini. Ecco, più che cittadini sono con un team di esperti che in attesa dell'arrivo dei finanziamenti si sta occupando di monitorare la zona franata, tutta la zona, le abitazioni che sono state evacuate. In particolare alla mia sinistra c'è il geologo Ivano Paolo D'Ambrosio e l'ingegnere Teresa Rizza. Che cosa state facendo in particolare? Allora, noi ci stiamo occupando della progettazione di opere idrauliche destinate alla raccolta delle acque meteoriche e quindi allontanarle dal corpo in frana. Nello specifico si tratta di interventi che di raccolta delle acque, quindi dei canali, dei fossi di guardia e dei canali a monte del corpo di frana, appunto per prevenire e ridurre al minimo l'infiltrazione delle acque attraverso il terreno, infiltrazioni che causerebbero il peggioramento delle condizioni di instabilità dello stesso, con conseguente rischio di attivazione di movimenti di ulteriori movimenti franosi. E nello specifico l'intervento quindi consiste in canali a monte del corpo di frana con un convogliamento fino a un recettore finale e un convogliamento controllato. E tuttavia stiamo cercando in questa fase di progettazione di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche che verranno finanziate, scegliendo gli interventi che risultano prioritari ai fini di prevenire questa. Dunque, ecco, state limitando i danni. Io vorrei chiedere al geologo qual è la... Sì, un attimo, stavo dicendo questa cosa per evidenziare che tuttavia con le risorse disponibili, almeno per questo finanziamento, non si riesce ad operare un adeguamento del sistema idrico dell'intera zona. Tuttavia gli interventi sono mirati e localizzati a quest'area oggetto di frana. Dunque un'area sotto controllo? Sì, sotto controllo. Buonasera innanzitutto e saluto il dottor Tanzi e non so chi c'è altro nello studio. Niente, io sono caricato per lo studio geologico. Un attimo.
Sì, dunque monitorate quotidianamente la zona franata. Sì, sono state eseguite delle indagini. Quello che diciamo è emerso, quello che emerge sicuramente è che diciamo l'intervento antropico su quella porzione di territorio sicuramente ha influito, è stato diciamo un fattore predisponente anche diciamo di quest'ultimo evento, diciamo di questo inverno. Questo qui diciamo, mette in evidenza un po' anche le problematicità diciamo, del territorio. Ci sono anche gli aspetti geologici che predispongono diciamo, quella porzione di territorio a eventi diciamo, di dissesto. Diciamo che le modifiche al territorio sono, negli ultimi anni specialmente sono state quelle che hanno influito di più per quanto riguarda questi fenomeni di dissesto. Sia da diciamo, modifiche alla morfologia del territorio appunto e anche alla modifica diciamo, della circolazione delle acque. Quindi diciamo che l'intervento che intendiamo diciamo, noi portare avanti è proprio quello diciamo, della regimazione delle acque, di allontanare diciamo, le acque superficiali e diciamo, subsuperficiali. Sì, dunque il terreno continua a muoversi, cosa sta succedendo? Dal monitoraggio eseguito diciamo, dalla primavera insomma, del 2015 è in evoluzione, sono stati evidenziati dei movimenti ancora verso valle. Volevo precisare una cosa che diciamo, lo studio che stiamo eseguendo non è puntuale solo sulla problematica dell'abitazione diciamo, che ha coinvolta diciamo, nel dissesto. Per quanto mi riguarda è stato fatto uno studio diciamo, più ampio, diciamo areale. Ovviamente l'intervento progettuale, questo intervento progettuale è un intervento più localizzato, più puntuale, visti diciamo, poi anche le risorse economiche messe a disposizione. Grazie Cristina. Dunque, se non avete altre domande... No, torniamo un attimo in studio, poi la parola al sindaco per le conclusioni. Volevo capire dall'ingegner Tansi, abbiamo riscoperto la fragilità della Sibaritide in estate, in autunno il disastro che ha interessato la Locride in particolare, ma ampie aree del Regino. Tutto questo ci ricorda che, quello che diceva lei, insomma, il 100% della Calabria è a rischio idrogeologico, ma c'è qualche area in particolare, qualche comune che in questo momento specifico, in questa congiuntura temporale, la preoccupa un po' di più? Diciamo che mi preoccupa molto per esempio la zona, il territorio dove sono state le alluvioni recenti, per esempio la Locride, no, perché la Locride sono... Molti fiumi sono stati completamente, vediamo le immagini, no? Sì. Però devo dire anche qualcosa di positivo. Tra altre cose mi ero appena insediato quando si è verificata l'alluvione, la Calabria che non ti aspetti, c'era il mito del Giappone dove in 15 giorni è stata fatta l'autostrada, nella Locride dopo 12 giorni è stato ripristinato il traffico ferroviario e viario, questo è un dato di fatto, diciamo. E con le stesse quantitative di pioggia che è caduta nella Locride, 734 mm di pioggia, in altre regioni d'Italia, tipo la Sardegna e la Liguria, sono morte decine di persone. Qui il sistema di allertamento ha funzionato perfettamente, a differenza della Liguria e della Sardegna, dove ci sono state indagini perché non sono stati allertati in tempo. Quindi qualche positività in Calabria c'è, si deve partire proprio da questo. Ecco, la Calabria, quello che mi preoccupa, molti di questi fiumi purtroppo sono completamente intasati. Quando arrivano l'alluvione arriva il fango e questo fango copre, tappa i fiumi. Quindi questo vuol dire che molti argini sono stati completamente azzerati e quindi bastano poche quantitative di acqua che in casi del genere si creano grossi dubbi. Si creano grossi danni. Qual è il problema? Noi abbiamo, e questo continua a battere, anche qualche settimana fa da questa sede ho detto questo, abbiamo 7.000 operai forestali. 7.000 operai forestali in Calabria è un patrimonio che nessuna regione d'Italia ha. Però i 7.000 operai forestali non è che possiamo mettere a cacciare miliardi di metri cubi dai fiumi con la pala e il piccone. Devono essere dotati di mezzi meccanici, macchine, eccetera. Quello che vuole fare il Presidente Oliveri, e questo credo che
duro com'è lo conosco. Calabria Verde e inchiesta giudiziaria permettendo. Esatto, però Calabria Verde i vertici sono cambiati, io auspico che mettendoli in condizione di caccia, perché ecco, non è che si deve intervenire solo quando c'è l'emergenza, si deve lavorare in bene estate. In bene estate si devono pulire i fiumi che ora sono, ripeto, completamente intasati di detrito. Mi viene da pensare, ingegner dottor Cappadona, alle parole del prefetto Gabrielli, quando era capo della Protezione Civile Nazionale, io penso alla Calabria e non dormo la notte. Si riferiva al rischio sismico, perché poi pensiamo a questi disastri alluvionali, queste immagini impressionanti che riprendono Rossano, quanto accaduto a Rossano, a Corigliano, prima abbiamo visto la Locride, però c'è un rischio che in questo momento stiamo trascurando, non ci stiamo quasi più, non ci stiamo pensando, che è il rischio sismico. Infatti non è proprio così, cioè ci stiamo pensando, siamo cioè, molto preoccupati. L'opinione pubblica trascura. Certo, voi sì, viene, purtroppo sì, perché diciamo, i tempi di ritorno di eventi di un certo tipo sono tali per cui perdiamo la memoria e quindi ci dimentichiamo, normalmente o meglio l'opinione pubblica dimentica, che la Calabria è la regione sismica più pericolosa dell'intera regione del Mediterraneo, non solo d'Italia. Quindi diciamo, oggettivamente ci sono degli strumenti di previsione e prevenzione che stiamo cercando faticosamente di mettere in atto, certo ci vuole una sensibilità maggiore e accresciuta in tutti. La prevenzione si fa attraverso tante cose, attraverso interventi strutturali, nel caso del rischio abbiamo parlato di milioni di euro di Italia Sicura, si fa anche attraverso misure che noi chiamiamo non strutturali, che costano pochissimo e che sono appunto misure di prevenzione. Dico per esempio l'attenzione sulla materia legislativa, diciamo, in questo campo è una misura non strutturale. Noi facciamo un intervento che magari nessuno se ne accorge, invece produrrà degli effetti di prevenzione molto molto positivi. Purtroppo è questo, cioè è spesso, e non lo ricordo certo qua all'onorevole Bova e all'onorevole Bevacco, che sono persone che conosco che hanno una sensibilità particolare verso questi temi, però la cosa più difficile è far capire agli amministratori e politici che l'intervento di prevenzione non si vede, quindi forse non... Un sindaco che realizza una bella piazza si vede, e quella probabilmente porta dei voti. L'intervento di prevenzione non si vede, nel senso che uno spende tanti soldi e poi non succede niente. Se non succede niente è una cosa positiva, ma la gente non se ne accorge. Ecco, questa la difficoltà, poi si traduce tutto in questo, purtroppo. Presidente Bevacqua, il 50% dei comuni calabresi privi di un piano di protezione civile. Ma 50, credo di più. Sono 50%. Ma ritorniamo al discorso che faceva il dottor Cappadonna. Il suo è un partito forte, importante, cioè, almeno i suoi amministratori, cioè, ma che c'è? Ma sensibilizzarli, insomma. La sensibilità è individuale, uno, poi il senso civico è lo stesso, e poi l'appartenenza alla comunità dove uno vive dovrebbe essere preminente rispetto al partito politico di appartenenza, perché se non ci fosse questo approccio da parte di chi ha responsabilità, vuol dire che allora siamo in un sistema bulgaro dove il partito dà un'indicazione e tutto il resto si adegua. Non è così. Non mi augurerei mai di essere, però il problema esiste ed è, ripeto, è un problema, come diceva poco fa, di prevenzione, perché spesso pensiamo a fare uno spettacolo musicale di 50.000 euro una serata e non di mettere in campo un piano di protezione civile che costa poco da quello che mi risulta, che magari non porta nessun ritorno dal punto di vista, ecco perché la sensibilità di un gruppo dirigente e la capacità della politica, che è quella di guardare, De Gasperi diceva, il politico non è quello che programma per oggi, ma è quello che guarda al domani. Ecco, noi dovremmo recuperare questo spirito della politica, mettendo in campo appunto strumenti legislativi, lo dicevo all'inizio, che consentono ai calabresi di non avere più, diciamo, scempi tari da farci guardare come la terra più brutta, la terra più maledetta, una classe dirigente incapace. Invece noi abbiamo tante professionalità capaci, tante intelligenze vive, energie fresche, dobbiamo solo mettere a servizio della Calabria. Per mettere a servizio della Calabria c'è bisogno di una classe dirigente che grida di meno, dimostra di essere meno arrogante e di essere più disponibile all'ascolto, che è la grandezza dell'uomo politico. Questo dobbiamo recuperare. Sindaco Nicolazzi, mi sente? Sì, la sento. Sì, la sentiamo. Intanto io voglio dire... nel tempo ci ha raggiunto il vice sindaco di Strongoli, Simona Mancuso. Prego, Cristina. I problemi di Petite Policastro sono i problemi anche di altri territori. Ecco, sindaco. Sì, mi sentite? Sì, sindaco, volevamo... Pronto? Mi sente, sindaco? Dica. Sì, la sento. Ecco, da lunedì, insomma, riattiverai i contatti con la Protezione Civile
di quanto è emerso oggi, che conclusione trae? Lo dico, è un obbligo del nostro. Ma io ho sentito cose interessanti pure. Intanto abbiamo ripostato un po' la discussione nel giusto binario, perché sennò sembrava che il comune di Petiglia fosse dormiente. Il comune di Petiglia tutto è meno che dormiente, anche perché non dorme il sindaco, non dormono manco i dipendenti. Un'altra cosa che voglio dire, mi è piaciuto molto l'intervento di Tanzi poco fa, dell'ingegnere Tanzi e del geologo Tanzi, quando dice ci sono dei lavori che stanno facendo gli operai di Calabria Verde e del consorzio di bonifica che voi non vedete ma che sono utili. Concordo pienamente, perché io li vado a guardare questi tipi di lavori, e sono i lavori che ci servono, che non ci sono. Li ho visti e questo io lo riconosco. Guardate, da una parte da sindaco sono arrabbiatissimo perché mi hanno tolto la gestione di questi operai, avevo 20-25 operai che potevo gestire all'interno, come dite voi, per le piazzette e le cose varie, l'abbellimento della città, adesso se ne sono andati nei fiumi a pulire i fiumi, mi sta bene, anche se c'ho la città che avrebbe bisogno di altre, però sono d'accordo su questo tipo di impostazione, faccio un plauso a chi ha deciso questo. Ecco, noi tutti siamo chiamati a gestire la cosa pubblica, a garantire la sicurezza dei cittadini, a garantire tutto quello che... È saltato il collegamento, forse? La linea è una frase. Mi senti, Cristina? Cristina? Abbiamo un piccolo e un ultimo... Credo che forse la linea è saltata, forse definitivamente, non so, chiedo lumi alla regia se riusciamo ad attivarla nell'arco di pochi secondi per concludere proprio da Petila Policastro, ci aveva raggiunto anche il vice sindaco di Strongoli, quindi potrebbe essere un contributo interessante questo, credo che possiamo andare avanti. Ecco, la ripristiniamo, volevo prima di voltare pagina e tornare al problema delle intimidazioni ai giornalisti, quindi congedare anche gli ospiti che si occupano di questa vicenda. Ecco, abbiamo riattivo il sindaco, vai Cristina. Sì, stavo dicendo che io ho molto apprezzato comunque questa trasmissione, che mi ha consentito di chiarire e riportare nei binari la discussione fra le istituzioni, protezione civile, regioni, perché sennò sembrava che ci fossero dei colpevoli da qualche parte, ma sicuramente non è il comune di Petiglia, ma penso che nessuno vuole fare del male ad altri. E volevo dire che comunque ho apprezzato le ultime parole del dottor Tanzi sul fatto dell'utilizzo degli operai di Calabria Verde del consorzio di bonifica. Grazie sindaco, questo l'abbiamo capito. Sì, ecco. Ah, l'avete capito? Sì. E allora avete sentito già. Va benissimo, e allora che dire? Grazie a tutti voi, io vi aspetto a Petiglia. E quando volete verrò in studio, perché credo che sia più giusto. Sarà il benvenuto, più... sindaco, sarà il benvenuto. Io spero che mi chiamate. Niente più dimissioni, volevo... dunque. Le dimissioni restano in atto se non risolvo i problemi. Che ci faccio io a fare il sindaco se non risolvo i problemi? Cristina, vogliamo sentire il vice sindaco di Strongoli. E abbiamo pochissimi minuti, due minuti prima dello stacco pubblicitario. Di Strongoli, Simona Mancuso. No, io in realtà volevo dire che sono qui per complimentarmi per l'iniziativa e dire che la voce di Petiglia è la voce del territorio in realtà, e quindi sono qui per dar voce ancora di più al sindaco Nicolazzi, ma che sia di riferimento per tutti gli altri territori. Grazie. Bene, al vice sindaco Mancuso. È proprio tutto. Grazie Cristina, grazie al sindaco Nicolazzi, grazie al vice sindaco di Strongoli Mancuso, ovviamente saremo vicini a questa comunità come a tutte le comunità calabresi che soffrono per i problemi di dissesto, ma non solo per i problemi di dissesto. Grazie al Presidente della Commissione regionale Ambiente Domenico Bevacqua per essere stato con noi, al Capo della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi per essere stato con noi, al Dottor Cappadona, funzionario della Protezione Civile regionale Gestione Rischi Naturali. Speriamo di riavervi ospiti in studio, ma per commentare i successi, e la Calabria ne ha bisogno, del vostro Dipartimento. Grazie, ritorneremo subito dopo la pubblicità con il Presidente della Commissione Antindrangheta, Arturo Bove, con il collega del Quotidiano del Sud, Pasqualino Rettura, per parlare di informazione nel mirino. Thank you.
La Calabria delle frane, ma anche di un'informazione perennemente nel mirino. Una escalation che dopo un periodo di relativa quiete è tornata a turbare questa regione dalle minacce ricevute dal caposervizio del Quotidiano del Sud Michele Inserra fino all'ultimo attentato ad un altro cronista del Quotidiano del Sud Pasqualino Rettura. In mezzo lettere di minacce, proiettili, avvertimenti a giornalisti che oggi si ritrovano con la vigilanza sotto casa. Pasqualino Rettura, nei tuoi confronti la prefettura di Catanzaro e le forze dell'ordine quali misure hanno inteso adottare? Beh, diciamo che da questo punto di vista sono tranquillo perché pare che ci sia della vigilanza, insomma, c'è una vigilanza, la cosiddetta vigilanza mobile intelligente, no? Quindi da questo punto di vista, insomma, loro sono state molto disponibili, molto vicine, insomma, sono intervenuti subito, per cui questo sicuramente è un qualcosa che io apprezzo e che, di cui ovviamente non posso che ringraziare. C'è una telefonata? Sì, abbiamo una telefonata, credo, da Petilia, forse. Chiedo lumi alla regia. Pronto, mi sente? Buongiorno, buongiorno, no, chiamo da Vibo Valencia. Prego. Ci conosciamo, ciao, sono Lello Stilitano e sono il segretario territoriale del SULPM, il sindacato della Polizia Municipale. Ciao Lello. Poco fa, ciao Bello, ciao mio caro, solidarietà te l'ho già fatta per quello che è successo, solidarietà anche al tuo collega per quello che è capitato. E siccome sentivo il discorso che avete fatto, tentavo di intervenire prima, volevo ricordare che per quanto riguarda per esempio a Lamezia dove ci sono quelle 400 case da abbattere, è perché su quelle case è passato una sentenza in giudicato perché c'è stata l'attività della polizia locale. Quindi vuol dire che tutte le volte che si interviene e si arriva poi alla fine del processo, si arriva alla demolizione dei fabbricati. Questo perché vuol dire che c'è stato il controllo del territorio. Dico questo perché prima c'era il sindaco di Petilia Policastro, alle spalle del sindaco ho visto che c'era un collega e un ausiliario del traffico. Allora a Petilia Policastro ci sono 9.500 abitanti, ci dovrebbero essere in base alla legge regionale 24 del 90 almeno 13 unità. La Regione Calabria, titolare delle funzioni di polizia locale, e mi permetto di dire queste cose perché ci sono anche dei consiglieri regionali, ai tempi di Scopelliti per 409 comuni e 5 polizie provinciali ha messo in bilancio zero. La nuova giunta, e noi avevamo accolto con molta soddisfazione questa nuova inversione di tendenza, aveva messo in bilancio per le polizie locali, quindi per i 409 comuni calabresi, 300.000 euro. Purtroppo quella notte che è stato approvato il bilancio, con un emendamento questi soldi sono stati spostati alla sanità e anche nel 2016, quindi bilancio 2015-2016, troviamo per le polizie locali zero. Questo vuole dire, faccio un esempio, che sono dei fondi a cui i comuni potrebbero attingere per comprare mezzi, per comprare attrezzature. Però se la Calabria, che è titolare delle funzioni di polizia locale, in esclusiva non sono cose che può fare lo Stato, si è dimenticata di questo settore, scusa se dico, faccio questo inciso, in campagna elettorale si era detto, e noi ti ripeto siamo molto contenti, aspettiamo una scuola regionale dal 1990. Perché la legge regionale della 24 del 90 diceva che ci sarebbe stata una scuola regionale dopo 6 mesi. Questa scuola regionale non è mai stata fatta. Cos'è la scuola regionale? Una volta assunta al comune avremmo dovuto fare almeno 6 mesi di corso come i poliziotti dello Stato. Allora in campagna elettorale si era detto, io questo è quello che avevo capito, che si faceva una convenzione con la scuola di polizia di Vibo. E questo c'era un duplice aspetto. Con l'affitto che pagava la regione alla scuola di polizia di Vibo, avremmo mantenuto anche la scuola di polizia di Vibo e contestualmente avremmo fatto la scuola regionale di polizia locale.
sono buoni propositi, noi ci aspettiamo che queste cose nel proseguo della legislatura vadano avanti. Lello, dobbiamo questo è il senso del, allora, mio, guarda, del discorso. No, il discorso è senz'altro è chiaro e merita certamente un approfondimento e abbiamo un appuntamento in studio da adesso, va bene? Va bene, salutami tutti, però era importante dire queste cose. No, sei stato molto puntuale, grazie Lello, e il segretario del sindacato italiano lavoratori della Polizia Municipale, Lello Stilitano, che ringraziamo per il suo contributo. Ritorniamo a Pasqualino Rettura, ritorniamo a quello che ha vissuto, un attentato incendiario che ha colpito l'auto di tua moglie, rischiava di distruggere anche la tua auto che era, sì, parcheggiata, e che giunge all'epilogo di un delicatissimo processo che noi abbiamo seguito proprio grazie alle tue cronache settimanalmente, quotidianamente, anzi era un appuntamento fisso, hai seguito perfino tutte le arringhe di tutti i penalisti che si sono alternati in aula all'epilogo della discussione. Parliamo del processo Perseo, uno dei più importanti processi mai istruiti contro l'andrangheta lametina. È semplicemente una coincidenza temporale o ci vede una connessione? Abbiamo fatto insomma una ricognizione di tutto quello che è successo in questi mesi, perché poi il processo Perseo si è sviluppato anche a Catanzaro con, sì, il rito abbreviato, quindi non solo i 21 imputati erano alla mesa con il rito ordinario, poi più o meno nello stesso mese è uscita la motivazione della sentenza del rito abbreviato. Però quello che ho anche sostenuto in altre occasioni, alla Mezia, come in tutta la Calabria, non è solo 'ndrangheta, cioè c'è l'andrangheta che sicuramente è invasiva, però io mi sono anche occupato negli ultimi mesi di moltissime operazioni in cui sono rimasti coinvolti moltissimi giovani, sì, cioè ci sono moltissimi giovani che vengono arrestati per... A Catanzaro c'è stato un omicidio per uno spinello di 10 euro, se non sbaglio. La parte civile. No? È la parte civile, voglio dire io. Quindi, l'avvocato Bova è anche avvocato delle parti. Parliamo civile. Moltissimo di 'ndrangheta, però questi aspetti sociali che sono, secondo me, non da sottovalutare, che ci sono troppi giovani, anche nell'andrangheta. L'andrangheta prende questi giovani, gli regala 50 euro e vanno a sparare alla Saracinesca, vanno a incendiare le auto. Quindi il problema è anche che ci sono moltissimi balordi, moltissimi giovani che hanno perso dei valori e che sicuramente sono utilizzati dall'andrangheta, ma nello stesso momento rappresentano un pericolo pubblico, cioè più dell'andrangheta, perché chiaramente l'andrangheta agisce in maniera, no? Certo. Molto più organizzata, però noi abbiamo anche queste situazioni che nelle città incidono moltissimo sulla sicurezza, sull'ordine pubblico. È un problema sociale di cui sicuramente bisogna tenerne molto conto. Tantissimi giovani minorenni vengono arrestati per 10 euro, per 5 euro, perché magari non hanno i soldi per comprarsi la droga, lo spacciatore gli dice ti regalo una dose di marijuana, una dose di cocaina, però tu mi devi portare questa droga, fai il pusher, il cosiddetto push. Quindi anche questi aspetti vanno sicuramente non da sotto, quindi 'ndrangheta, ma anche questi aspetti che alla Mezia, ripeto, negli ultimi mesi me ne sono occupato, ci sono state tante operazioni che hanno coinvolto moltissimi giovani, oltre che quelli che hai citato tu, Perseo, ma tante altre Meduse e tante altre operazioni. Presidente Bova, abbiamo avuto una commissione parlamentare che si è occupata, anzi una commissione nella commissione, antimafia, che si è occupata dell'emergenza attentati agli operatori dell'informazione. Abbiamo avuto anche una commissione parlamentare che si è occupata degli attentati agli amministratori locali. Ricordiamo che qualche mese addietro lei subì un attentato che nelle modalità è assolutamente analogo a quello subito dal collega Rettura, cioè un vero e proprio attentato incendiario sotto la porta della sua casa di Amaroli. Le inchieste, queste inchieste, si ha l'impressione, non funzionano. La solidarietà sì, può aiutare, forse magari nell'immediatezza, però dopo due giorni ormai diventa inutile. Ci si trova quasi con le spalle al muro. Purtroppo è chiaro che è saltato tutto il banco, altrimenti certe situazioni non si sarebbero verificate o comunque avrebbero avuto anche un epilogo, perché una delle grandi preoccupazioni e delle grandi polemiche che si sta sempre di più ingrandendo è dovuta al fatto che tutta questa serie, questa miriade di attentati in danno di giornalisti, in danno di istituzioni, cioè in danno di persone pure che hanno deciso di
di ribellarsi all'Ndrangheta, di scontrarsi frontalmente, di accettare il rischio come, come persone, come Pasqualino, a quale va, lo chiamo per nome, per l'affetto, l'amicizia e la stima che ci lega da tanto tempo. E perché poi per i giornalisti, guardate, meritano una menzione particolare. Quando Pasqualino Rettura, prendo adesso il caso suo, ma come lui altri cronisti di cronaca giudiziaria, ce ne sono alcuni che si trovano in particolare addirittura con scorta, no? Sottoposti ai quali è stata assegnata la scorta, proprio perché evidentemente vuol dire che l'attività di intelligence ha avuto modo di constatare una particolare gravità e emergenza. Ma questo perché? Perché succede perché, ripeto, l'informazione è la prima regola. È finita anche la questione che di notte si bloccano, non stampa perché... Ecco, queste sono le immagini della casa di Arturo Bocca, queste non sbaglio. Sono immagini di casa mia quando la regia... Ma guardi anche la tecnica, io ho visto come hanno fatto a Martona l'altra sera, dove hanno fatto saltare l'energia elettrica in tutto il paese. Attenzione, io, la cosa che mi ha colpito, lo scuolabus era parcheggiato e a 5 metri c'è la strada di vita dalla casa pure del procuratore oggi in pensione Lombardo, che da quanto mi risulta è stato proprio quello che ha dato, che ha dato l'arme. E nel caso mio hanno divelto la videosorveglianza, però a questo punto io mi rivolgo pure agli apparati giudiziari e investigativi, ai quali va tutta la stima, l'affetto, la riconoscenza per quello che fanno, ma attenzione. Faccio l'esempio del caso mio, ma com'è possibile che sono state riprese delle immagini a maggio, a me è successo a maggio, io sono un consigliere regionale, figuriamoci, e quindi con un consigliere regionale, se tra l'altro è stato qualificato come attentato mafioso, con una particolare pista da seguire, ma le immagini stanno facendo il giro tra i RIS di Roma, i RIS di Messina, e ancora non ci sono delle immagini. Allora, posso capire quando non ci sono spunti investigativi, ma quando ci sono degli spunti investigativi dovrebbero avere priorità massima, priorità massima. È pur vero. Su questo allora, qui, ci sono però Presidente, fortunatamente ci sono. Io dico una cosa, che poi no, i pubblici ministeri sono persone, guardi, che poi magari se si trovassero seduti qua protesterebbero ancora più di noi, sì, perché, dicono, perché non il pubblico mezzi, ci mancherebbe, anzi ho visto nel caso mio il PM che segue la mia vicenda ha, da quanto mi risulta ha fatto anche dei solleciti, persona squisita che si sta impegnando. E ora evidentemente, ma attenzione ai tanti livelli di questo Stato. Guardate, com'è? Dottor Capomolla. No, no, la mia adesso la sta seguendo la dottoressa Viscomi. Okay. Ora, dico, grande magistrato. Giovane, bravissimo magistrato, ci mancherebbe. Sto dicendo, poi dovremmo andare a vedere alcuni livelli particolari. Come Capomolla, vorrei. Ci mancherebbe. Altro grandissimo magistrato. È un orgoglio per voi casa, perché è un orgoglio vostro, perché sì, assolutamente sì. Qui stiamo giocando a casa di Monterosso, quindi sì, lo salutiamo con affetto. Ci mancherebbe, persona squisita, oltre che preparatissimo, persona tra l'altro che, ecco, che poi non voglio entrare nel discorso del singolo PM, certo, o altro, però sono certo soli, bisogna Presidente, dire una cosa, io non capisco pochi, come sia possibile se per Paolo Bruni, faccio un esempio, un collaboratore parla di attentato, di un attentato gravissimo, per cui per Paolo Bruni è sempre un PM in pericolo, come lo è stato e per quello che è successo a giudici che conosciamo, a pubblici ministeri che purtroppo ricordiamo, Falcone e Borsellino. Attenzione, attentati di Namitardi sono stati paventati, far saltare in aria una strada e gli si riduce poi magari la scorta, c'è qualcosa che non va. Se al procuratore viene sostituita l'assistente dall'oggi al domani, c'è qualcosa che non va, e allora dovremmo andare a vedere, se vogliamo fare un'antimafia vera, dovremmo andare a vedere altri livelli, ad esempio il discorso che è stato avanzato in questi tempi anche sul livello massonico deviato, non è un discorso che può essere trascurato. Ricordatevi che l'unico, quando il procuratore Cordova all'epoca a Palmi avviò la famosa indagine massoneria-mafia, ove per massoneria si intende ovviamente la massoneria deviata, ci mancherebbe. Allora, voglio dire, non le sembra di parlare un linguaggio un po' diverso rispetto ai suoi colleghi? E forse è per questo che
Ma guardi, io ma ci mancherebbe, guardi, io mi sto accingendo, convocherò a giorni la prima e allora vedrete, là se ne vedranno delle Presidente, belle. Mi perdoni l'insistenza, risponda alla domanda. Non parlo un linguaggio un po' diverso rispetto ai suoi colleghi. Ma guardi, ce ne sono, ma forse perché spesso si dà spazio solo a quelli che sono funzionali ad un altro linguaggio, purtroppo, ahimè, perché non è tutto condizionato. Cioè, vi ripeto, il punto adesso è quello di andare a trovare... Sì, abbiamo in collegamento telefonico, Presidente, ancora no, possiamo andare avanti. Prego. Sì, stavo dicendo, convocherò la prima commissione a giorni. Guarda, io è chiaro che voglio dare un metodo diverso di operatività anche della commissione anti-ndrangheta. Io ho condiviso anche le critiche che nell'immediatezza sono state mosse nei confronti quando è stata costituita di recente la nostra commissione e mi è stata affidata la presidenza. Condivido perché ho guardato i lavori nel passato, devo dire che si poteva fare di più probabilmente, ma si deve fare più che altro e come si agisce nel metodo. Nella commissione voglio convocare le associazioni di antimafia, convocare tutte le persone, i testimoni di giustizia, cioè affinché non abbiano a ripetersi determinate cose e affinché invece altre possano essere portate finalmente alla ribalta e avere indirizzare poi nella strada i binari giusti. Una delle situazioni che vogliamo, abbiamo inteso portare alla ribalta, è quella che vive il collega Agostino Pantano. È un giornalista, opera nella piana di Gioia Tauro, vive in una realtà che l'ha indotto a vivere oggi una vicenda veramente surreale. Raccontare lo scioglimento per mafia di un comune attingendo a delle carte ufficiali e che si ritrova addirittura sotto processo per il reato di ricettazione. Oggi c'era l'udienza, doveva deporre uno dei testi ritenuti chiave dell'accusa e ha questo testimone, l'ex sindaco di Taurianova, ha opposto come causa giustificativa del suo impedimento una vacanza e esibito appunto il biglietto che spiega, giustifica insomma la sua assenza al giudice. Una circostanza alquanto particolare, saremmo dire forse irrituale, ma è andata proprio così, è vero Agostino? Buonasera direttore, buonasera. Diciamo che con oggi fortunatamente giustizia comincia ad essere fatta nel mio processo, perché io rispondo per ricettazione, quindi per un'accusa che solitamente non viene applicata a fatti che riguardano i giornalisti, e però oggi è successo qualcosa di positivo, perché il testimone che si è presentato in aula, cioè l'agente di pubblica sicurezza cosentino Filippo Ninni, ha confermato di non essere in grado di spiegare dove io possa essere accusato di ricettazione, quindi sostanzialmente si è limitato a riferire sui fatti da cui nasce il mio processo. Io voglio ricordare che io sono processato per la seconda volta in 5 anni per la stessa inchiesta giornalistica sullo scioglimento del Consiglio Comunale di Taurianova che scrisse nel 2010. Una prima volta sono stato prosciolto dall'accusa di diffamazione e oggi ritorno al processo per ricettazione. Il secondo testimone, giusto come dicevi tu, testimone chiesto dalla Procura, l'assessore Biasi, non si è presentato in aula, quindi sostanzialmente l'accusa che mi viene mossa stenta ad essere dimostrata in aula se uno dei due testimoni si presenta e l'altro testimone riferisce solo della prima inchiesta, quella sulla diffamazione. La beffa, voi prima parlavate di frane, diciamo che con me, la frana di Petiglia, con me è il sistema che frana, perché la mia colpa è quella di aver pubblicato un'inchiesta giornalistica antimafia, vera, mai smentita, e per questa inchiesta giornalistica io sono a processo per la seconda volta, perché la Procura considera secretato il documento, la relazione della commissione di accesso che è servita per sciogliere il Consiglio Comunale. Ora, se la colpa di un giornalista in Calabria è quella di aver fatto informazione, quindi di aver spiegato il connubio tra mafia e certa politica, siamo messi male. Ha ragione il Presidente Bova, prima io lo sentivo in diretta, quando diceva che bisogna stare attenti anche alle frane del sistema. Nel mio caso il sistema giudiziario sta franando,
perché sostanzialmente io dall'oggi al domani mi vedo passare dal novero dei giornalisti inquisiti, no, tu sai le mie vicende passate per aver denunciato fatti di mafia, ho subito anche delle intimidazioni, dall'oggi al domani invece il sistema ha deciso di colpirmi o di fiaccare, ecco, diciamo, il mio diritto dovere di informare attraverso una, diciamo, un processo che definire ingiusto è poco, e oggi devo dire che si sta cominciando a vedere quanto sia ingiusto. La prossima udienza è il 21 aprile, il giudice ha fatto capire che intende chiudere il processo perché hanno capito loro stessi appunto che l'accusa si basa su prove, diciamo, non solo che non esistono, ma su testimoni che sostentano a confermare queste prove. Agostino, grazie per questo contributo. Sì, abbiamo pochissimi secondi perché siamo veramente in chiusura. Pure anche perché è una delle persone che è già nell'elenco di quelli che saranno invitati alla prima commissione, alla prima convocazione. Grazie Presidente. No, grazie. Ci mancherebbe, perché conosco questa vicenda come ne conosco altre. Come non si può parlare di denuncia, ad esempio, di dire che c'è una massoneria che fa affari con la mafia e poi magari la persona che ha detto queste cose viene perseguitato sotto altri aspetti. Cioè, qui bisogna dire, andare nei livelli diversi. Se noi pensiamo di combattere le mafie, non solo l'andrangheta, le mafie, con l'attività del poliziotto che fa l'indagine, ti porta poi la richiesta, va dal pubblico ministero, questa, no. Guardate, vuol dire che non abbiamo capito nulla, le protezioni sono di altro tipo, non sono cose che vengono ormai, sono diventate narrativa cinematografica o televisiva o dei giornalisti, né quando dite certe cose vi siete impazziti e ve li siete, o li fate capire negli editoriali e non solo nel racconto specifico. E dopo, scusami, le intimidazioni non solo quando incendiano le macchine, sono anche le querele che cercano le querele pretestuose. 100.000 euro di danni. Ecco, dobbiamo fermarci. Ci vorrebbe un'altra trasmissione. Cioè, dobbiamo veramente fermarci. È incredibile che un giornalista che abbia riferito di uno scioglimento sia sul banco degli imputati. Guardate, questo fa ridere. Presidente, dobbiamo veramente chiudere. Vogliamo, auspichiamo insomma di poter approfondire anche di fronte alla sua commissione questo ed altri aspetti, e auspichiamo di avervi nuovamente in studio per parlare di cose certamente più positive. Grazie a Pasqualino Rettura, in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie Presidente, ci dia dentro con la sua commissione perché ne abbiamo bisogno. E grazie ovviamente a tutti voi per la cortese attenzione.